Benvenuto a tutti voi, vedo un sacco di facce nuove che ci fa sicuramente molto piacere, infatti noi organizziamo questi tipi di conferenze abbastanza spesso, ma di solito abbiamo una stragrande maggioranza dei nostri soci, il fatto che invece oggi abbiamo un sacco di facce nuove ci fa molto piacere, però rende anche doveroso una presentazione della nostra associazione per farvi capire dove siete finiti, insomma, di solito i soci sanno già chi siamo e voi no. La nostra è un'associazione non a scopo di lucro iscritta negli albi dell'Associazione Promozione Sociale e ci occupiamo di sviluppo della consapevolezza e soprattutto abbiamo una finalità di ricerca etica interiore e spirituale. I fini principali della nostra associazione sono appunto lo sviluppo della consapevolezza dal punto di vista del corpo, della mente e dello spirito, e lo facciamo attraverso lo studio e l'applicazione delle meccaniche mentali che sono state scoperte dalla nostra presidentessa Fiorella Rustici e che vengono insegnate attraverso il metodo che porta il suo nome. Inoltre ci occupiamo di benessere psicofisico attraverso il metodo ecologia dell'organismo fondato da Michele Riepole, che è il vicepresidente della nostra associazione, e attraverso l'alimentazione naturale e stili di vita naturale. Siamo un'associazione che ha una mentalità molto aperta, infatti non diamo niente per scontato e siamo aperti a mettere in discussione gli argomenti, e la prova è che questa sera abbiamo un personaggio come Mauro Pichino a farci la conferenza. Abbiamo avuto altri relatori, ricercatori all'avanguardia, come Corrado Malanga, Sabrina Munoz, Massimo Teodorani, Mario Tozzi, che forse voi conoscete, che tutti fanno ricerche in studi diversi, però sempre molto all'avanguardia, diciamo, nelle ricerche di frontiera. I temi di cui ci parlerà Villino stasera non ci sono del tutto estranei, in quanto la nostra presidentessa, che da più di 30 anni studia le dinamiche della vita e della morte, si è già imbattuta in questo aspetto a Villino. E quindi siamo contenti di ospitarlo, anche perché proprio di recente ha fatto un corso dove ha trattato questo argomento, intitolato Vita contemporanea e i nostri corpi paralleli. Ovviamente l'associazione non si occupa solo di questo, come abbiamo detto ci occupiamo di sviluppo della consapevolezza sui tre ambiti della vita, quindi il fisico, il mentale e lo spirituale, e anche del benessere psicofisico. Quindi vi daremo alla fine della conferenza magari altre indicazioni, comunque altre informazioni sulla nostra associazione e dei progetti sul giornalismo che è stato distribuito sulle vostre sedie. E adesso voglio passare la parola a Lorenzo Ferrante, che ha il merito di aver avuto l'iniziativa di invitare Mauro Pichino qui da noi, e adesso ve lo presenterà. Ok, grazie. Io sarò brevissimo, intanto ringrazio anch'io Mauro per essere venuto qui da noi questa sera. Mi sono imbattuto in Mauro il 15 di gennaio, quindi capisco chi non vede l'ora di ascoltarlo, perché anch'io sono 6 mesi che aspetto di ascoltarlo, quindi sarò brevissimo. Ho conosciuto Mauro Pichino attraverso i suoi libri, sul suo primo libro, il libro che gli cambierà completamente la vita, lo traduco così perché così è stato. E comunque, avendo letto quel libro, ho chiesto a Fiorella Rustici, il nostro presidente, se voleva invitarlo, e è stata contentissima perché dice finalmente sono qualcun altro che si spinge a dire certe verità nella nostra società, e quindi da lì è nato questo link, e poi ci siamo conosciuti su Facebook e adesso Mauro è qui. Quindi non vediamo l'ora di ascoltarti e volevo dirti di sentirti a casa tua, di quello che vuoi. Grazie. Faccio sempre così. Grazie, buona serata. Anch'io ringrazio chi mi ha invitato per alcuni motivi, mi fa molto piacere essere qui, ringrazio tutti voi, so che c'è stata molta richiesta per questa serata, tant'è che sono avuto problemi organizzativi, c'erano molte più richieste che posti, va bene,
Anche perché io faccio conferenze solo dove vengo chiamato, nel senso che se la gente smette di chiamarmi io torno a fare quello che facevo fino a 2 anni fa, cioè il sabato e la domenica vado in bici sulle Alpi italo-francesi. E diciamo, ormai non lo ricordo. Allora, dunque, 2 parole su di me. Ci sono persone che hanno già visto conferenze su YouTube? Siete qui? Doppio ringraziamento. Ricevivi. Allora, per chi invece non ha ancora visto nulla, allora tutto ciò che sentirete deriva dal fatto che io per parecchi anni ho tradotto l'ebraico biblico per conto delle edizioni San Paolo. Ho studiato l'ebraico con una comunità ebraica, eccetera, poi ho iniziato a tradurre e le edizioni di San Paolo hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, che sono questi libri qui, nella collana della Bibbia ebraica interlineare. Questi qui non sono libri che promuovo, perché sono vanno in genere nelle facoltà di teologia, eccetera, e il mio compito era tradurre letteralmente l'ebraico, scrivendo qui insomma da destra a sinistra, controllare che l'ebraico fosse scritto giusto, controllare che il greco fosse scritto giusto e pubblicare in ogni pagina l'analisi grammaticale filologica di tutte le forme verbali. Il mio compito prevedeva proprio le traduzioni letterali. Quindi io ho cominciato a tradurre, ho tradotto questi, per loro ne ho tradotti 19, 17 li hanno pubblicati, poi siccome ovviamente non possono essere d'accordo con le cose che io 2 anni fa ho cominciato a dire, quindi quando ho pubblicato il mio primo libro ovviamente i rapporti si sono interrotti immediatamente. Quindi ho continuato a tradurre per conto mio. Traduco dal quella che si chiama la Bibbia Stuttgartensia, che è la Bibbia dalla quale derivano tutte le Bibbie che abbiamo noi in casa, che è fatta sulla base del cosiddetto codice di Leningrado, che è il codice, come dire, ufficialmente accettato, quello su cui si formano i testi delle religioni cristiana ed ebraica. Io uso quel codice, adesso poi vi faccio degli esempi, uso quel codice perché il codice è accettato, diciamo, da loro, a questo punto devo dire dalla mia controparte, no? Perché ovviamente se io usassi altri codici, allora qualcuno, poi vi faccio anche degli esempi di che cosa significa usare altri codici, ve ne faccio uno particolare, qualcuno potrebbe accusarmi di essermi andato a scegliere i codici che piacciono a me per diffondere le mie idee, invece io lavoro sul codice che piace a loro. Quindi vengo accusato di aver scelto quel codice perché non conosco l'ebraico. Ma ormai è così. E quindi io tutto ciò che sentite deriva da questa mia esperienza che ho maturato e che ovviamente sto portando avanti. A questo punto però traduco soltanto più dal conto mio, perché ovviamente non ho più la possibilità di lavorare per le case che pubblicano le Bibbie. Allora, vi ho detto il codice di Leningrado. La Bibbia che noi possediamo è una delle Bibbie possibili, nel senso che non esiste una Bibbia, ne esistono tante, composte anche da libri diversi e con variazioni all'interno degli stessi libri. Noi sappiamo che, ad esempio, i primi 5 libri della nostra Bibbia sono quelli conosciuti come il Pentateuco, no? Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, che per gli ebrei è la Torah, cioè il nucleo di tutta la rivelazione, diciamo, il contatto con, fra virgolette, Dio. Noi abbiamo questo codice masoretico di Leningrado, si chiama così perché è conservato là. Ma la Torah samaritana, ad esempio, che è un'altra Bibbia, solo i primi 5 libri, rispetto al codice masoretico di Leningrado, ha 2000 variazioni. 2000. Se noi leggiamo la Bibbia, diciamo tradotta o scritta dai greci nel III secolo a.C., ha un sacco di altre variazioni. Tant'è che non viene accettata proprio perché arriva da altri codici. Quindi le Bibbie possibili sono tante.
La Bibbia cristiana ha un certo numero di libri, la Bibbia ebraica ha un altro numero di libri, la Bibbia copta ha un altro numero di libri, ci sono dei libri accettati dai cristiani e non accettati dagli ebrei, ci sono dei libri accettati dagli ebrei non accettati dai cristiani, ci sono dei libri accettati dai copti non accettati né dagli ebrei né dai cristiani. Quindi a seconda della lingua della Bibbia che ci troviamo in casa, o meglio, a seconda della nazione in cui siamo nati, abbiamo una Bibbia. I Masoreti, detto prima si chiama codice masoretico. I Masoreti erano, diciamo così, per semplificare, dei teologi ebrei che a un certo punto hanno deciso di mettere un punto fermo alla scrittura della Bibbia. La Bibbia, come la maggior parte dei testi antichi, è uno dei testi su cui ci sono stati più rimaneggiamenti in assoluto. Cioè la Bibbia è stata scritta, riscritta, cancellata, modificata, tagliata, implementata per secoli. Fino a che ad un certo punto qualcuno ha detto adesso basta, adesso la fermiamo. E l'hanno fermata sulla base delle loro idee teologiche, sulla base delle loro ideologie, tra il VII e il IX secolo dopo Cristo. Ok? Quindi la Bibbia che abbiamo noi è stata codificata nei suoi significati definitivi non migliaia di anni fa, ma diciamo all'epoca dei Merovingi e dei Carolingi, tanto per capirci. Ed è, ripeto, una delle Bibbie possibili. È quella che è stata scritta da quella parte del giudaismo che si rifaceva ai racconti e alle storie medio orientali, in particolare siro-babilonesi. Se avesse vinto il pensiero giudaico, ad esempio, che risiedeva in Egitto, cioè la colonia giudaica di Elefantina, noi avremmo una Bibbia che ci parla di Dio, poi capiremo meglio, ma per adesso uso ancora questo termine che se mi dà un po' fastidio. Parlando della Bibbia, io di Dio non parlo perché di Dio non so nulla, sia ben chiaro, io parlo della Bibbia. Noi avremmo una Bibbia che ci parla di lui e della sua compagna. Siccome hanno vinto i teologi monoteisti, la sua compagna è scomparsa. Allora, dicevo prima, anzi, ho detto appena adesso, io non parlo di Dio. Una delle convinzioni che ho è che Dio nella Bibbia non c'è. La Bibbia ci racconta una storia. Dopodiché il fatto che esista o non esista Dio non è cosa che mi riguardi. Ripeto, io di Dio non so nulla, dei mondi spirituali non so nulla, non ne parlo. Io racconto ciò che leggo. Questa parete qui cos'è? Verdina? Sì. Siamo tutti d'accordo più o meno che è verdina? Bene. Se nella Bibbia c'è scritto che questa parete è rossa, io dico, nella Bibbia c'è scritto che quella parete è rossa. Se poi tutti assieme stabiliamo che la Bibbia ci racconta frottole, benissimo, perché tutti assieme vediamo che quella parete è verde. Ok? Ma il mio compito è raccontare ciò che c'è scritto in quel libro. Tant'è che io... ormai in questi ultimi anni, ultimi due anni da quando ho cominciato a pubblicare, ricevo di tutto e il contrario di tutto. Quindi ci sono quelli che mi dicono, ah, ci sono, non so, quegli addotti oppure quegli esoteristi che confermano ciò che tu dici. Io dico, va bene. Mi dicono, ci sono degli addotti che dicono l'esatto opposto di quello che tu dici. Io dico, va bene. Cioè non me ne importa nulla. Io non cerco conferme esterne, io non cambio di una virgola la traduzione biblica in funzione di ciò che arriva da altre fonti di informazione. Se nella Bibbia c'è scritto che questa è rossa, anche se tutto il mondo dice che questa è verde, io non dico che quella parete è rossa, dico che nella Bibbia c'è scritto che quella parete è rossa. Dopodiché tutti insieme stabiliamo che la Bibbia ci racconta frottolo. Benissimo, non è problema. Ok? Quindi Dio, se esiste, esiste. Per chi ha la fede nulla cambia, se anche un giorno si dimostrasse che ciò che io dico è vero, in questo momento io non lo so, ovviamente, perché come quelli che mi conoscono sanno che io non possiedo nessuna verità.
formulo delle ipotesi, dei ragionamenti, li metto a disposizione, tant'è che nei miei libri io metto tutti i versetti in ebraico in modo che chiunque possa controllare o far controllare ciò che io dico. Allora io dico che io racconto ciò che leggo indipendentemente da quella che può essere la verità assoluta. La verità assoluta lasciamola alla fede. Non me ne occupo. Se io traduco o traducessi Pinocchio per conto degli esquimesi in lingua inuit, succederebbe, come sta succedendo qui sulle mie traduzioni, che qualche saggio esquimese mi direbbe: ah, tu ci vuoi far credere che i bambini nascono dal legno? No, io vi dico che in quel libro c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo dal legno, punto. Come si fanno i bambini non è cosa che mi riguarda. È chiaro il concetto, perché su questo è importante perché ci si capisca. Nel senso che quando si ascolta uno parlare, ecco, bisogna un po' prendergli le misure, no? Quindi chi vuole le verità assolute non deve chiederla a me. Il mondo è pieno di maestri che li hanno, pieno di maestri che hanno le verità. Io non ne ho neanche una, non ce l'ho per me, figuriamoci per gli altri. Quindi Dio, mondi spirituali, eccetera. Se ho delle idee, comunque non appartengono alla vita pubblica mia. La vita pubblica mia è raccontare ciò che c'è scritto in quel libro. Ok? Questo è fondamentale. Nel senso che nessuno di quelli che hanno la fede deve farsi fregare la fede dalle cose che dico io. Se la deve tenere, mantenere, coltivare e vivere con determinazione. La Bibbia magari ci racconta un'altra storia. Allora, io comincio, parlo, vado a braccio, ho portato qui libri che non sono libri miei, nel senso che mi piace promuovere i libri di altri, e quindi vedremo a seconda di quello che dirò, a seconda di quello che mi verrà in mente. Vi chiederei una cosa: fatemi domande quando volete, così mi diverto anch'io. Ok? Altrimenti si parlo sempre io. Dicevo prima dei Masoretti, vi faccio un esempio molto semplice del lavoro che hanno fatto. La Bibbia è, così come le lingue semitiche, una successione di consonanti, senza i suoni vocalici. Tant'è che nessuno al mondo sa, e nessuno al mondo saprà mai, quali fossero i suoni vocalici della Bibbia quando è stata scritta in origine. Questa è una delle tante cose che non si sanno e che non si sapranno mai, perché non esistono. Noi conosciamo la Bibbia con i suoni vocalici che sono stati messi da un certo punto in avanti, e sono stati messi, come dicono gli studiosi di filologia semitica, non su base linguistica ma su base ideologica o teologica. Cioè, mettere i suoni vocalici, che vuol dire mettere dei puntini e dei trattini, significa calare un significato dentro le parole. Quindi, se io ho, per esempio, queste quattro consonanti, s, f, r, e ci metto, le vocalizziamo in italiano così, è 2a, safar, diventa un verbo che significa contare o raccontare. Se io ci metto 2e, diventa sefer, che vuol dire racconto, libro, papiro. Se io ci metto una o e una E, diventa sofer, che vuol dire scrittore, scriba, segretario. E in questa successione di consonanti, io in questo caso ho scelto di dividere la parola qui e di considerare questo, diciamo così, come l'articolo della parola successiva. Se invece io decido di dividere la parola qui e ci metto una I qui e una A qui, questa parola diventa sifra, che vuol dire cifra, cioè numero. Se io lascio la I e la A e dentro questa lettera qui ci metto un puntino, questa parola si legge sempre sifra, ma non vuol più dire cifra, vuol dire libro di lei. Se io tolgo il puntino vuol dire cifra, se io metto il puntino vuol dire libro di lei. Allora, questo per farvi capire che cosa significa calare del contenuto dentro le parole. Poi più avanti magari se mi ricordate Salibi, così Salibi, sì, se non me la ricordo io faccio un esempio. Quindi questo è
ma molto in sintesi, molto semplicemente ovviamente, proprio un po' banalizzato se volete, il lavoro fatto dai masoreti. Mi dicono persone, cioè mi scrivono persone del mondo ebraico, che questo lavoro fatto dai masoreti, che sono quelli che hanno calato il pensiero spiritualista e teologico in un testo che non ce l'aveva, perché raccontava altre cose, è stato fatto per salvarsi la vita, non loro, per salvare la vita al popolo ebraico. Perché questo lavoro è stato fatto quando nell'area del Mediterraneo le due grandi religioni, quindi siamo tra il 600 e l'800 dopo Cristo, le due grandi religioni, cioè il cristianesimo e l'islam, a suon di sciabolate si contendevano il controllo delle coscienze e della cultura sull'area del Mediterraneo. Se questi signori non avessero, mi dicono queste persone del mondo ebraico, non avessero trasformato questo libro in un libro compatibile con le due religioni che in quel momento violentemente stavano conquistando il potere, gli ebrei sarebbero morti tutti. Cioè, in sostanza, non avrebbero accettato la diffusione di una cultura di questo tipo che ci racconta invece altre storie. Quindi era una questione di vita o di morte. Per salvarsi hanno fatto questo. Così mi arriva dal mondo ebraico, e così vi dico. Tant'è che sempre dal mondo ebraico mi arriva, ad esempio, cioè no, questo non mi arriva, questi sono studi di tra i più importanti dei rabbini americani, cioè docente all'Università di Yale, di Filadelfia, che io sto studiando per un libro che ho appena finito per gli Stati Uniti, dove lì sarà un po' duretto, comunque, per le cose che vado a dire. Ma allora, questo rabbino, ad esempio, Robert Wexler, che è insomma presidente di studi biblici all'Università del Giudaismo di Los Angeles, tanto per capirsi, dice chiaramente che è assolutamente non credibile che, ad esempio, il libro, la storia che è contenuta nella Genesi, sia nata in Palestina. Cioè, non è una storia degli ebrei, arriva da altre parti. Wexler, un personaggio di questo calibro. Cioè, loro hanno, ci stanno raccontando storie che hanno preso da altri popoli. Nessuna domanda? Tanto. A proposito di parole, non so se è il momento di farti questa domanda, ma a me sono rimaste impresse due parole: Tselem e Kevod. Sono cose che mi parlerai. Sì, ne parlo. Magari adesso è un po' presto, perché abbiamo bisogno di ancora di introdurre un attimo. Allora, nella Bibbia, così familiarizziamo con alcuni vocaboli. C'è il nome del cosiddetto Dio, Yahweh. Poi c'è un altro termine che è Elohim, che è un termine plurale che viene dalla teologia tradotta al singolare con Dio. E poi c'è El, che sarebbe forse il singolare di Elohim, e quindi in questo caso sarebbe anche lui come termine rimandabile al significato di Dio. Io in realtà che cosa voglio dire veramente Elohim non lo sa nessuno, tant'è che viene tradotto in tantissimi modi diversi. Per esempio, in queste traduzioni qui delle edizioni San Paolo non lo traducevamo proprio, scrivevamo Elohim, perché secondo me tra l'altro è la cosa migliore. Cioè, come dire, quelli là. Mi viene un po' in mente la vicenda di Lourdes, quando Bernadette Soubirous all'inizio, quando parlava di ciò che vedeva,
e ciò che vedeva poi è stato fatto diventare la Madonna quando insomma è entrata all'interno della sfera di influenza e di controllo della Chiesa, lei nella lingua locale, nel dialetto lì dei Pirenei, la chiamava Acherò, che vuol dire quella là. Non l'ha mai chiamata Madonna, diceva quella là. Ecco, io quelli lì li chiamerei così, quelli lì, oppure Elohim. E uno di questi rabbini, per esempio, dice che El può richiamare vagamente il concetto di potere. Vabbè, lo posso capire, perché in effetti quelli lì esercitavano sicuramente il potere, secondo alcuni lo esercitano tuttora. Allora, Yahweh, Elohim, El. Questi nomi qui sono nomi. Sono nomi che compaiono, almeno come suoni, soprattutto Yahweh di sicuro, quando la lingua ebraica non esisteva neppure. Perché noi pensiamo che l'ebraico sia la lingua di quel popolo, che quel popolo esisteva, diciamo, quantomeno dal tempo di Abramo, e che quindi parlassero quella lingua. Ora, Abramo, benché era un amorreo, molto più probabilmente era un sumero. Secondo questi rabbini, lui era il governatore diretto della famiglia di Abramo, diciamo della sua tribù, secondo ciò che c'è scritto in quei libri dei rabbini. Quando il suo nome compare, cioè quando viene nominato per la prima volta, siamo ai tempi di un nipote di Adamo ed Eva, cioè ai tempi di Enosh. Adamo ed Eva, Caino e Abele, Caino uccide Abele, poi Adamo ed Eva fanno Set ha un figlio che si chiama Enosh, e la Bibbia dice al tempo di Enosh si iniziò a invocare questo nome qui. Ora, nessuno al mondo sa che lingua parlassero loro. Poi, se abbiamo tempo, parliamo un po' di Adamo ed Eva. Poi, quando è che ritorna pesantemente questo nome? Ritorna al tempo di Mosè. C'è qui in sala una scrittrice di cultura ebraica che dice delle cose ancora più sconvolgenti di quelle che dico io. Nel senso che questo qui è un'invenzione di Mosè, che era un paranoico. Io faccio finta che lui sia esistito, ok? Allora, Mosè, che fa da intermediario tra il popolo e lui, a un certo punto gli chiede, insomma, io devo parlare di te a quelli là, e quindi dimmi almeno come ti chiami. Lasciamo stare tutta la questione filologica, perché non ne usciremmo, non ne escono neanche i filologi, quindi fettiamoci noi stasera. Dice, mi ricorderete con questo nome. Allora, noi quando abbiamo in mente la storia di Mosè, abbiamo in mente la storia di questo personaggio che piglia i cosiddetti ebrei e li porta fuori dall'Egitto. Il fatto è che quando questo avviene, gli ebrei non esistevano ancora. Lui ha portato fuori dall'Egitto una schiatta di senza terra, uso il termine di questa scrittrice che è qui, insomma un insieme di persone che l'hanno seguito per vari motivi, e in quello che sempre questa studiosa definisce, il suo libro è questo qui, poi alla fine della conferenza tutti mi chiedono il titolo sempre, quindi poi ve lo do, ha istituito un campo di addestramento paramilitare nel deserto, il cosiddetto deserto dell'Esodo. Perché? Perché Mosè aveva una necessità, operava per conto di questo qui. Io ripeto, faccio finta che questo qui sia esistito, nel senso che in questo libro invece, come dire, potrebbe essere una creazione di Mosè per motivi suoi, ma supponiamo che sia esistito. Allora, lui operava per conto di quello lì, e per conto di quello lì doveva costruire un popolo, costruire un esercito col quale tentare di andarsi a conquistare la famosa terra promessa, che è stata sempre promessa mai mantenuta.
Cioè nel senso che a distanza di millenni ancora riescono a combattere in un bagno di sangue per non averla, o averne un pezzettino minimo rispetto a ciò che era stato promesso. Allora, quando questi qui escono dall'Egitto, non sono ebrei. Qui uno di questi rabbini scrive: quelli conosciuti come israeliti comprendono popoli di diverse origini, nomadi, seminomadi, semiti, non semiti, abitanti di città, sia abitanti di Canaan che altri che sono migrati, e una identità israelitica emerge soltanto dopo un lungo processo che ha richiesto la formazione politica e religiosa di una unità da una pletora di variazioni regionali. Quindi l'idea che c'erano gli ebrei in Egitto, che quindi parlavano l'ebraico, e che Mosè li ha portati fuori per liberarli, è una bella fantasia, una grande fantasia. Cioè già di lì l'origine cambia ed è una cosa completamente diversa. Non era un popolo strutturato, non parlavano l'ebraico, parlavano, visto che da alcuni secoli erano lì, parlavano l'egiziano, immagino. In quel periodo era già diffuso l'amorreo, dopo un po' si sarebbe iniziato a formare l'aramaico, l'ebraico no. Quindi, quando noi leggiamo nella Bibbia che fu pronunciato quel nome lì, intanto non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato. L'unica cosa che sappiamo è che secoli dopo essere stato pronunciato è stato scritto con il famoso tetragramma, che riprendeva quei suoni pronunciati in un'altra lingua, che non siamo sicuri di quale fosse. Poi a questo, la studiosa che qui a un certo punto nel suo libro dice: ma era veramente un nome? Sono d'accordo con lei. Era veramente un nome? Non lo so. Su questo sono stati fatti secoli di studi, di elaborazioni, anche di esperienze mistiche, ma non ne sappiamo nulla. Nella Bibbia è vocalizzato come Yahweh, che è il nome che insomma tutti conosciamo, i testimoni di Geova dicono Yahweh, ma nella Bibbia si trova anche Yahweh, quindi non è che loro sbagliano, a seconda di certe posizioni e alcuni punti anche Yahweh, quindi non si è neanche sicuri del suono, anche perché il suono originario non si conosce. Chissà qual era. Il La frase che precede questo nome, quando lui dice Eie Asher Eie, io sono quello che sono, forse, perché anche qui è tradotto in tutti i modi possibili e immaginabili, io sono quello che sono, io sono, sarò quel che sarò, io sarò quel che ero, tutti i modi possibili e immaginabili. Provo a buttare lì una delle tante stupidaggini che dico. Lui era un potente, uno degli Elohim. Mosè era il suo, come dire, comandante in campo. Mosè gli dice: dimmi come ti chiami, dal che si capisce ovviamente che non era certo il Dio unico trascendente, perché altrimenti nessuno, no? Dimmi come ti chiami, per distinguerlo dagli altri. Lui sapeva di essere uno dei tanti, lo dice costantemente nella Bibbia. Leggetelo nelle Bibbie che avete in casa, non c'è bisogno di traduzioni particolari, leggete attentamente le Bibbie, e poi diciamo alcuni passi, leggete attentamente le Bibbie che avete in casa. Tutti sapevano che lui era uno dei tanti a cui ci si poteva rivolgere. Allora Mosè gli chiede il nome, l'altro gli dice Eie Asher Eie, cioè fatti i fatti tuoi, io sono quello che sono, tu preoccupati solo di obbedire al mio nome. Io credo a questa chiave di lettura.
durante le conferenze facciamo finta, dopodiché finita la conferenza ognuno torna a pensare quello che pensava prima, mi raccomando, ripeto, io non ho nessuna verità. E che cosa facciamo finta? Quando si parla di teologia, di Kabbalah, di esoterismo, eccetera, se stiamo attenti, sentiamo sempre dire, quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra. È vero o no? Lì abbiamo una certezza, che chiunque faccia quell'affermazione prende la Bibbia e poi ci mette dentro la sua verità. Ok? Tutti? Tant'è che le verità sono tantissime, Cioè chi ha studiato un po' delle varie correnti teologiche, le correnti cabalistiche, le correnti esoteriche, vede che le verità sono un numero incalcolabile. Io faccio finta che quando la Bibbia scrive una cosa volesse dire quella, ma non la sostituisco alle altre verità, la metto a fianco come ipotesi, ok? Ci sono tutti gli altri che dicono quando la Bibbia dice una cosa vuol dire quella, in realtà io dico io non lo so, faccio finta che quando diceva una cosa volesse dire quella, punto, facciamo finta per due ore, dopodiché torniamo a pensare a quello che pensavamo. Allora io faccio finta che quando lui ha detto e io sarei, ha detto io sono quello che sono. Poi ricordatemi con questo nome, l'importante è che voi facciate le cose che vi dico, anche perché, come dice questa studiosa, lui, come scrive, lui di seguaci suoi, non nemici, seguaci suoi che non hanno obbedito ai suoi ordini, ne ha uccisi o fatti uccidere 40.000. Ok? È scritto nel libro, quindi se dico delle stupidaggini la studiosa mi può smentire in diretta. Si faccia vedere. Chi è la studiosa? Ciao. Allora. Se non vuole, non vuole, va bene. Io so che c'è e quindi devo stare attento a quello che dico. Più attento del solito. Che potrei essere smentito in diretta. No, anche perché l'ho studiato bene al solito, quindi. Allora, o si obbediva o si moriva. Non c'era alternativa. ne ha fatti ammazzare, senza punta alla faccia del non uccidere, no? È uno dei famosi comandamenti. Nessuna domanda? Io ce l'ho una. Prego. Ma la storia allora che gli ebrei sono usciti dall'Egitto, che Dio ha aperto il mare, loro sono passati attraverso, è qualcosa di vero o qualcosa di... Allora, il mio insegnante di ebraico, ebreo di profondissima cultura, una delle sue figlie era la curatrice di una fondazione culturale ebraica, l'altra insegna con kibbutz, conosceva un numero infinito di lingue, mi diceva la Bibbia è un insieme di favole. Io non sono totalmente d'accordo con lui, cioè lui è un, non sono niente, però sono chiamato a parlare, dico il mio pensiero ovviamente. Nel senso che secondo me la Bibbia contiene dei brandelli di cronaca, che sono quelle parti che sono condivise con altri popoli. Nel senso che la storia di questi qui, che sono chiamati in tanti modi diversi dai vari popoli, e che sono individui venuti da altre parti, sono venuti qui, hanno fatto delle cose, in particolare avrebbero fatto l'uomo e poi, quindi ci rifacciamo lo Zalem, avrebbero fatto l'uomo e poi gli è andato la cultura, la conoscenza, la tecnologia, la civiltà, lo sviluppo. È una storia che è raccontata dai popoli di tutti i continenti del pianeta Terra, tutti raccontano quella storia. La Bibbia ci racconta la storia del rapporto tra una tribù, cioè insomma i discendenti o comunque un gruppo che a un certo punto si è formato, e questo qui, perché la Bibbia interessa quello, raccontarci l'alleanza tra di loro. Tra lui alleanza si fa per dire, perché in realtà lui ha dettato delle regole e gli altri potevano solo obbedire, non è che l'hanno discussa questa alleanza, come dire vediamo che cosa piace a me, che cosa piace a te, no, io dico e voi fate.
Accettate sì o no? Avete accettato? Bene, adesso siete responsabili di ciò che avete accettato. Questo è il meccanismo. Lo leggete nelle Bibbie che avete in casa. Ripeto, se poi la Bibbia racconta favole, io racconto quelle favole. Okay? In cambio di cosa? Com'è? In cambio di cosa? In cambio della terra promessa. Di avere una terra. Era una schiatta di senza terra. In Deuteronomio capitolo 32 si dice che il capo di questi qui, che si chiamava, lì viene chiamato Elion, che vuol dire quello che sta sopra, quello che sta più in alto, ha fissato i confini delle nazioni e li ha divisi. Dicono le Bibbie che abbiamo in casa, li ha divisi secondo il numero dei figli di Israele. E questa è una delle tante trasformazioni che i cosiddetti masoreti, di cui vi parlavo prima, hanno operato rispetto ai codici più antichi, trasformandoli in modo da. Perché i codici più antichi non dicono così, dicono un'altra cosa. Dicono che lui, cioè Elion, ha diviso la terra, ha stabilito i confini delle nazioni sulla base del numero dei figli degli Elohim. Cioè si sono contati e si sono divisi le sfere di influenza. Dice la Bibbia, sempre in quel passo, che lui ha avuto in eredità quelli lì e li ha trovati dispersi, disperati, piangenti nel deserto. E ha cominciato a prendersene cura. Mi scrivono persone del mondo, della cultura ebraica, dicendo, cioè io lo so che viene da sorridere, ma ormai in questi anni ho detto talmente tante stupidaggini, non più o meno, che lui era uno dei meno importanti di questi qui. Mi dicono che era uno di quelli giovani e che doveva dimostrare di essere in grado di fare qualcosa, doveva farsi le ossa. Me lo dicono nel senso che me lo scrivono. D'altra parte, la violenza con cui lui ha dovuto operare per costruirsi il popolo è una violenza di una ferocia. Questa ve la leggo. La personalità di lui, aggressiva, austera, biliosa, disumana, esclusivista, esigente, feroce, gelosa, inclemente, infantile, inflessibile, ingenua, intollerante, intrattabile, iraconda, irascibile, malgostosa, permalosa, pignola, prevedibile, puerile, punitiva, repressiva, rigida, saggia, spietata, tirannica, tremenda, vendicativa. Leggete le vostre Bibbie e troverete tutto questo. Le vostre, quelle che avete in casa. Però sulla base è riuscito bene. Prego. È diventato sicuramente famoso comunque. Per essere l'ultimo è diventato sicuramente famoso. Sì. Prego. Ma Elohim non è ebraico? Elohim. Sì. Quando vuol dire quali lingue al cielo? No. Letteralmente no. Non si sa. E viene tradotto splendenti, i potenti, quelli dell'alto, perché non si sa. Esattamente come per il loro corrispettivo sumero accadico, Annunna o Annunati, che viene tradotto in modo diverso a seconda dei vari traduttori, diciamo che in genere i sumerologi ufficiali finiscono per non tradurlo e li chiamano Annunna o Annunati quando traducono le tavolette, perché anche lì. Allora dobbiamo pensare che quando si parla di, sì, arrivo subito, quando si parla di lingue antiche, dice per esempio il professor Garbini della Università Sapienza di Roma, scrive nei suoi libri che io seguo, che neppure l'accordo di tutti gli studiosi della terra sul significato di una parola è garanzia di certezza. E qui parliamo di ebraico, che tutto sommato è una lingua ricostruibile. Se andiamo più indietro e parliamo per esempio del cuneiforme, quindi tavolette sumero accadiche, eccetera, dobbiamo pensare che per esempio, allora prima abbiamo visto la vocalizzazione, no? Ecco, la vocalizzazione delle
tavolette sumero-accadi, che viene fatta seguendo le regole usate per la vocalizzazione delle lingue semitiche. Poi per convenzione la si accettano. Quindi Elohim, secondo me, è meglio non tradurlo. Diciamogli Elohim, loro. Così come secondo me è meglio non tradurre Amunga o Annunati, quelli là. Quelli che comandavano, i potenti. Quelli che si sono divisi da colonizzatori e hanno fatto ciò che intendevano fare. C'era una lì. Sì, quindi sarebbero gli stessi, praticamente. Secondo me sì. Annunati o... Sì, potrebbe essere dunque loro, quindi Elohim, gli Anunna, gli Shamshur per quanto riguarda l'Egitto, i Deva per quanto riguarda l'India, i Tuatapetanam per quanto riguarda le saghe celtiche, i Viracochas per esempio per quanto riguarda il Centro America, che tra l'altro sono descritti tutti sostanzialmente dallo stesso modo. Questi qui, per certe cose funzionali raccontate anche dalla Bibbia, simili all'uomo, cioè proprio molto simili a noi, al punto che i loro maschi si univano con le femmine terrestri e producevano figli. Quindi avevano un altro pianeta, c'è scritto. Avevano un altro pianeta. Mi scusi, a che fare con il vigilante sceso dal nostro monte Erno? Allora, ok, i vigilanti che scesero sul monte Erno. Questo è un racconto che si trova nel libro etiopico di Enoch, che è uno dei libri accettati dalla Bibbia, dalla religione copta, e non accettati da quella cristiana. Dei vigilanti parlano molti racconti di quell'area medio orientale, quelli che sono tradotti appunto con i forum, con The Watchers o The Guardians. Esattamente. Allora, cosa sarebbe successo? Siamo al campo delle ipotesi, ovviamente. Questi qui sono arrivati, chiamiamoli Elohim o Anunna, diciamo i capi. Sotto di loro c'erano i cosiddetti vigilanti, che per quanto riguarda la Bibbia sarebbero i Malachim, quelli che vengono tradotti come angeli. Poi se abbiamo tempo parliamo un attimo degli angeli e dei cherubini. Per quanto riguarda l'area di cultura sumero-accadica sono gli IGG o IGBU, che corrispondono ai Malachim, cioè quelli che avevano il compito di vigilare l'esecuzione degli ordini di questi qui. Ora io non so dire se fossero razze diverse o se fossero semplicemente livelli gerarchici diversi, no? Come ci sono gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa. Questo ovviamente non sono in grado di dire. Una cosa interessante, e che deriva dagli, per esempio questa è una traduzione che deriva da Biagio Russo, che gli Igigi o Igigu erano chiamati Galga, che vuol dire pelle di latte. La descrizione della pelle bianca appartiene a molti dei popoli, dei continenti, della terra che ci raccontano di quelli lì arrivati da un'altra parte. Quindi questi qui potevano avere appunto questa pelle bianca o pelle di latte. Nel libro di Enoch, dove si parla appunto di questi che si sono riuniti sul monte Erno, che erano 200 di questi qui, che vengono chiamati lì, essendo in ambito culturale biblico, diciamo così, vengono chiamati Malachim, o in greco Egregoroi, da cui deriva l'Egregore, eccetera, ma non entriamo troppo in merito. Allora, sono questi vigilanti. Questi si sono riuniti perché questi erano stufi di lavorare per conto dei capi. Hanno fatto una rivolta, i capi hanno rischiato di essere uccisi anche, e quindi hanno deciso di sostituire questi qui con dei lavoratori fabbricati qui sulla terra. Questi qui, tra l'altro, poi, e quindi qui bisogna vedere a quale delle riunioni, diciamo così, ci si riferisce, ad un certo punto si sono riuniti anche per dire adesso basta, adesso noi ci uniamo, da un certo punto in avanti, ci uniamo con le figlie, con le femmine terrestri. Che è ciò che racconta la Bibbia nel capitolo 6 della Genesi, che dice che i figli maschi degli Elohim videro che le figlie degli Adam, cioè figlie dei terrestri, erano tovot, cioè belle, appetibili e adatte a,
si unirono con loro e ne ebbero dei figli, che la Bibbia chiama Giborim. Giborim è di nuovo plurale, singolare è Gever. Giborim vuol dire uomini forti, uomini potenti, uomini famosi. Il singolare è Gever, e uomo che esercita il potere per conto di El, cioè uno potente per conto di El, in ebraico, per la particolare costruzione del genitivo, è stato costrutto, si dice Gebriel. Che assomiglia tanto a... Esattamente. Sono quei cosiddetti nomi teoforici, che sono nomi, come dire, non nomi personali, individuali, ma sono nomi che indicano spesso una funzione. Cioè uno che esercita il potere per conto di quelli là. Un Gebriel si presenta a Daniele. Quando Daniele lo vede arrivare, dice: vidi da lontano un Ish, cioè un uomo, che arriva da lui. E nelle Bibbie c'è anche scritto: arrivò volando leggermente. Se si legge l'ebraico, c'è scritto che arrivò essendo affaticato di fatica. Proprio così, col participio, essendo affaticato e poi il sostantivo, di fatica. Quindi questo Gabriel, che sarebbe teoricamente un angelo, ma che non è, da lontano è un uomo e arriva anche affaticato a parlare con Daniele. Un Gabriel va a visitare Maria e lei rimane incinta. Qui mi fermo perché chi mi è sa che io non parlo di Nuovo Testamento per adesso. Prego? È arrivato camminando, come camminavano i Malachim, per esempio i tre Malachim che vanno a incontro ad Abramo. Lui li vede arrivare da lontano, li riconosce subito perché si riconoscevano, erano ovviamente in forma come noi, ma quel che si capisce dalla Bibbia è che quando questi arrivavano anche da lontano li si riconosceva. Poi di quei tre, uno si ferma con Abramo, tra l'altro arrivano, sono sporchi, sono sudati, si devono lavare, eccetera, eccetera, poi gli dà da mangiare, poi uno che lui chiama il Signore, quindi come dire il capo di quel gruppo lì, si ferma a parlare con lui, gli altri due partono e vanno a Sodoma dal nipote di Abramo, Lot, per dirgli: guarda, vieni via di qui che noi domani qui facciamo fuori tutto, distruggiamo tutto. Tra l'altro anche Lot era seduto alla porta della città, li vede arrivare da lontano, quindi questi arrivano camminando, li vede arrivare da lontano, li ospita a casa sua, gli offre anche la possibilità di dormire all'interno. Loro dicono: no, adesso poi noi decidiamo dove dormire. Rischiano di essere aggrediti dalla popolazione, quindi erano angeli che rischiavano di essere aggrediti. Si difendono in un modo particolare, dice la Bibbia, poi ripeto, se la Bibbia racconta favole, io racconto le favole, che hanno prodotto una luce accecante e hanno approfittato del momento di accecamento per scappare. Angeli, teoricamente, in realtà, individui assolutamente in carne ed ossa. Domande? Prego. Volevo sapere due quesiti, se possibile. Uno la Torre di Babele, e poi cosa ha visto Enoch nel suo viaggio di 60 giorni? Allora, possiamo per il momento soprassedere, perché Enoch è, cioè vorrei parlare della Bibbia cristiana in particolare. Duca? Sì, volevo chiederti, a proposito dei termini Annunnaki o Elohim, dal contesto in cui sono posti, cioè, è possibile risalire dai testi che hai studiato la provenienza di questi esseri? Dalla Bibbia no. Non viene fuori, non c'è nessun contesto? In modo più assoluto. Facciamo così, così ne approfitto un attimo. Dunque, ci sono dei lettori di Sitchin? Sì. Quindi voi degli Anunnaki sapete tutto, ok? Cioè, Sitchin traduce Anunnaki come quelli che dal cielo sono scesi sulla terra. Il traduttore che ho già citato, Biagio Russo, traduce, dice Sitchin sbaglia, e anche perché Anunnaki significa il seme più importante della terra. Allora, nell'ambito della totale incertezza che c'è all'interno appunto delle traduzioni,
Ovviamente io non sono sumerologo, quindi non so dire che dei due abbia ragione. Diciamo questo, c'è una tavoletta che io pubblico, questi sono due traduttori, come si dice, non ufficiali, non accademici, non riconosciuti, né Sitchin né Biagiorusso. C'è una tavoletta che pubblico nel prossimo libro, tradotta da quattro traduttori ufficiali, che sono Van Dyck, Römer, Clifford e Pettinato, quindi quattro traduttori accademici. È stata tradotta per la prima volta nel 1974-76, dove si dice: quando Anu, cioè il capo degli Anunna, risiedeva nella sua dimora celeste, la sua dimora celeste non aveva vegetazione e gli Anunna non circolavano ancora sulla terra. Quindi c'è questa tavoletta tradotta da quattro traduttori ufficiali, di cui nel libro pubblico tutto, il catalogo museale, dove posto tutto, le date delle traduzioni, tutti i riferimenti bibliografici, eccetera, in modo che non ci siano dubbi. Questa tavoletta dice chiaramente che questi arrivano da un'altra parte. Dico questo perché appunto, per esempio, non so, ecco, Biagiorusso che dice non vuol dire quelli dal cielo scesi sulla terra, ma il seme più importante della terra, dice dunque non sono arrivati da un'altra parte. Io dico, se anche si sono chiamati il seme più importante della terra, non significa necessariamente che non siano. Può darsi benissimo che quando sono arrivati qui e hanno fatto ciò che hanno fatto, poi ne parliamo un attimo, in funzione dello Zelen, da quel momento si siano definiti noi siamo il seme più importante di questo pianeta, cosa assolutamente comprensibile, no? Cioè voglio dire, se io decido di andare, che so, in Sudafrica presso la tribù di Pigmei e, che so, decido di aumentare la loro statura di 30 cm, beh, non uso il mio DNA perché non risolverei, ma mi porto dietro due squadre di pallacanestro, una maschile e una femminile, facciamo questi innesti, quando loro sono cresciuti di noi potremmo definirci, io e le due squadre, io con un po' di vanagloria, loro con... noi siamo il segno più importante di questo territorio, ma non vuol dire che siamo di quel territorio, perché siamo arrivati dall'Europa. Quindi, se anche è giusta la traduzione di Biagiorusso, non necessariamente esclude che. Poi, tra i due traduttori, Sitchin e Russo, diciamo, come ho detto, ambedue ufficialmente non riconosciuti dal mondo accademico, ci sono questi quattro traduttori accademici che invece su questa tavoletta dicono chiaramente che gli Anunna arrivano da un'altra parte e c'era un periodo in cui gli Anunna non erano solo terra. Quindi direi che questa tavoletta qui, come si dice, taglia un po' la testa e mette d'accordo tutti, anche se, come dire, la traduzione è quella del serio, è forse quella giusta, non ha importanza, non esclude nulla, quella tavoletta dice che arrivano da un'altra parte. Aggiunge qualcosa e quindi la pubblico nel prossimo libro assieme. Dove si trova questa tavoletta? La pubblico nel libro. No, ma dico dove la nel mondo, è in qualche museo? Sì. In che museo? Pubblico a Londra. Eh? A Londra. Dove vengono conservate migliaia di tavolette. Ci sono le aliali che parlano degli aerei. Ma gli aerei, io ho detto qualcosa di Raele, che dice che fanno le copie, fanno delle copie degli umanoidi, quindi o si sono evoluti. Ma no, magari l'hanno già fatta anche allora. Infatti. Allora, la Bibbia dice, ripeto, facciamo finta che quando la Bibbia dice una cosa volesse dire quella. La Bibbia dice che ad un certo punto questi qui hanno detto facciamo l'Adam a nostra immagine e somiglianza. Tra l'altro il termine Adam, che viene tradotto come nome di una persona, di un individuo, è un nome di genere, tant'è che viene usato anche contro l'articolo. Quindi facciamo lo Adam, come noi diremmo lo uomo, a nostra immagine e somiglianza. Il testo ebraico dice chi dmutenu bezalmenu, chi dmut chi damut nu, cioè come somiglianza di noi, bezalem nu, con lo zelem di noi, quindi secondo somiglianza di noi, con lo zelem di noi. Zelem, io uso i dizionari curati dai rabbini, pubblicati negli Stati Uniti e in Israele.
dizionari che cito nei libri. Selem, dicono questi dizionari, è un termine che indica quel quid di materiale che contiene l'immagine, e siccome deriva dal verbo salam, significa tagliato fuori. Quindi, letteralmente, e ripeto, da queste due ore che stiamo insieme, noi facciamo finta che quando la Bibbia dice una cosa voglia dire quello, letteralmente la Bibbia gli dice: facciamo l'uomo secondo somiglianza di noi, con quel quid di materiale che contiene l'immagine di noi e che è stato tagliato fuori. Dimentichiamoci per un attimo che stiamo parlando della Bibbia. Se noi ci diciamo che cos'è quel quid di materiale che contiene l'immagine che può essere tagliato fuori, il DNA. Poi, siccome lo dice la Bibbia, non è possibile. Pazienza, ma tanto noi facciamo finta e poi chiudiamo la parentesi e torniamo a pensare quel che pensavamo. Quindi loro ci hanno fatti con quella roba lì, con lo Tselem. Hanno fatto i maschi, perché l'Adam potrebbe non essere uno, ma potrebbe essere un gruppo di maschi. Tant'è che la Bibbia, quella che avete in casa, dice, poi dopo ci sono gli animali, eccetera, poi a un certo punto dice che gli Elohim si sono accorti che la compagnia degli animali non era sufficiente per gli Adam, maschi. Allora gli ha detto: facciamogli la femmina. Tutte le numerose norme contro l'omosessualità, facciamo finta, tra le tante stupidaggini che dico, quindi potrebbero essere un tentativo di rieducazione ad una eterosessualità all'interno di gruppi che invece, essendo solo maschi ma avendo la normale pulsione sessuale, esercitavano tra di loro. E com'è che fa la femmina? Che fanno la femmina? Dice la Bibbia: induce un sonno profondo nel maschio, poi gli prende un, ecco, qui bisogna stare attenti perché la Bibbia dice prende un da parte laterale, un punto interrogativo, cioè prende un qualcosa da una parte laterale, che è quella che viene tradotta come costola, e con quello poi chiude la carne da dove ha preso quella parte, quella roba dalla parte laterale, e con quello fa la femmina. Se invece di essere raccontato nella Bibbia noi lo leggessimo come si legge nei resoconti della produzione della pecora Dolly, nessuno avrebbe dubbi sul fatto che si tratta di un intervento di clonazione. E siccome quelli che si occupano di raccolta di cellule staminali, cioè le cellule polivalenti, quelle che vengono usate appunto per gli impianti, perché possono diventare tutto, nel senso che se la metti nel fegato diventano fegato, se la metti nel cervello, perché è, insomma, sanno che le cellule staminali per lo più si prendono dalla cresta iliaca, che è una parte laterale curva, che è esattamente il significato del termine zelà, che viene tradotto con costola, viene preso in anestesia o locale o totale, e poi con quello si fa. In questo caso qui, quando si parla di cellule staminali, lo si fa per motivi terapeutici, poi magari c'è anche chi l'ha già fatto per clonazione, ma diciamo ufficialmente si prende per motivi terapeutici. Quindi se non fosse scritto nella Bibbia e lo leggessimo come resoconto, non avremmo nessun dubbio di che cosa la Bibbia lì ci stia raccontando. Chiedo scusa Mauro, ma perché è stata prodotta con costola? Perché ha anche quel significato, cioè siccome è elemento laterale ricurvo. In realtà il termine zelà è usato parecchie volte nella Bibbia ed ha appunto il significato di parte laterale, non necessariamente simmetrica, anzi il verbo da cui deriva indica anche l'avanzare zoppicando, quindi il camminare in modo asimmetrico, e quindi la traduzione più giusta è proprio parte laterale di curva. Ovviamente istintivamente, se uno pensa a parte laterale ricurva, no, immediatamente viene in mente una costola, perché è quello. Come? Ma in effetti c'è anche l'anestesia. Però in effetti c'è anche l'anestesia, c'è la ricucitura. Ah sì, no, che stiglia, ok, esatto. Che è sempre rotonda, e di lì sappiamo adesso che si prendono le cellule staminali. Poi se questa è una favola, va bene, è una favola. La prendiamo come tale.
Ok? Poi la Bibbia fa un altro racconto. E attenzione, lo Tselem è lo Tselem degli Elohim. Poi la Bibbia ha un altro racconto sulla formazione dell'uomo, che è quello conosciuto come racconto del Dio Vasaio, quando si dice che lui ha preso dell'argilla e con quella ha modellato l'uomo. Possiamo riaccendere, sì. Grazie. Non ci sente, non ci sente niente. No, a che punto dell'evoluzione sono intervenuti? Cioè, Homo sapiens, hanno liberato l'Homo sapiens, un uomo di Neanderthal. Bella domanda. Volevo capire a che punto. Bella domanda. Allora, hanno fatto probabilmente più interventi. Sono intervenuti sugli ominidi producendo il sapiens. Ed è il primo intervento che hanno fatto quando loro hanno avuto quella ribellione che ha messo a rischio la vita dei capi e hanno detto facciamo qualcuno che lavori per noi. Uno dei due capi ha detto ma qui c'è già chi può lavorare per loro. È sufficiente che gli mettiamo dentro la nostra immagine, che è esattamente poi che ciò che ci racconta la Bibbia. Ci hanno messo dentro quello quel pezzettino lì. Poi l'altra parte del racconto sono Adamo ed Eva, che non sono i progenitori dell'umanità, nonostante ciò che ci viene raccontato. Lo leggete attentamente nelle vostre vite. Adamo viene fatto per essere posto a lavorare dentro il Gan Eden, cioè quello che noi conosciamo come il paradiso terrestre. Gan significa giardino recintato o luogo recintato e protetto. Deriva dal sumero Harshag, che significa luogo recintato e protetto e che era il centro di comando degli Anun, cioè di questi qui sumero accadici. Quindi abbiamo il Harshag, luogo recintato e protetto posto in alto nel sumero, perché Har indica l'idea della montagna, che è il Gan Eden, che vuol dire luogo recitato e protetto posto in Eden, che era un grande territorio, all'interno c'era questo loro centro. Questo viene definito in termini iranici Pairida Essa, che vuol dire luogo recitato e protetto. In greco, Senofonte usato per primo come documentazione il termine Paradeisos, per indicare i giardini recitati e protetti dei signori, diciamo, di Persia. Dal paradeisos greco deriva il paradisum latino, da cui deriva il paradiso nostro. Quindi paradiso, paradisum, paradeisos, pairida essa, gan eden, karshag. Esattamente. Allora, loro hanno fatto questo Adam e l'hanno messo lì. Poi si sono accorti che la compagnia degli animali non era sufficiente, hanno fatto la femmina. Questi due fanno, diciamo, Caino e Abele. Caino uccide Abele. Caino non viene di fatto punito. Caino viene semplicemente allontanato da quel gruppo tribale e lui dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se sono i tuoi genitori, chi è sto figlio? Non solo. Caino, uscito di lì, trova mogli, fa dei figli e costruisce, lo leggete nelle vostre Bibbie, e costruisce delle città. E per chi si costruisce una città? Per le scimmie? Adamo ed Eva erano un gruppo, gli Adam e le Hawa, o Hawot, erano un gruppo privilegiato che loro si sono fatti apposta per mettere nel loro centro di comando, ma fuori era pieno di Homo sapiens. Loro hanno fatto l'Homo sapiens sapiens, cioè. Anche l'Homo sapiens era frutto di questa. Sì. Allora, arrivo subito. I genetisti, quelli ufficiali, parlano della Eva mitocondriale e la collocano tra 200.000 e 250.000 anni fa. Perché la chiamano Eva? Beh, un nome lo hanno mutuato dalla Bibbia. Mitocondriale perché? Perché noi abbiamo dentro le cellule i mitocondri, che sono delle robe non nostre, cioè sono dei batteri che viaggiano con un loro patrimonio genetico che non dipende dalle nostre cellule, però sono quelli che respirano per noi. Cioè, se quei batteri si mettono in sciopero, noi moriamo asfissiati nell'arco di un minuto e mezzo, due, tre minuti, quindi speriamo che continui a lavorare. Si
si moltiplicano per conto loro, non dipendono dal DNA della cellula, e così noi siamo fatti così. Viviamo grazie a dei batteri che respirano per noi. Producono la famosa ATP, che sono insomma l'energia che poi tutte le nostre cellule usano bene. Questi mitocondri sono grossi, quindi non entrano nello spermatozoo e possono essere trasmessi soltanto dal mondo femminile. Per cui, secondo i genetisti, c'è stata una prima Eva, che chiamano Eva mitocondriale, cioè quella da cui sono derivati i mitocondri che possiedono tutti i sapiens, trasmessi da questa prima Eva, o gruppo di Eve, diciamo così, poi a tutte le femmine del sapiens. La collocano intorno ai 200-250 mila anni fa. Quindi quello potrebbe essere il momento, ad esempio, del primo intervento che troverebbe una conferma in ambito genetico. Una cosa che i genetisti non spiegano e non ne parlano è come per natura si sarebbe passati dalle 24 coppie di cromosomi dei primati alle 23 nostre. È di fatto impossibile che avvenga per natura. Quindi qualcosa deve essere intervenuto. Dai nostri cugini primati più vicini a noi, insomma, certe forme di scimpanzé come il pampanisco, il pantrodite, eccetera, sono evolutivamente fermi da quasi 4 milioni di anni. Noi abbiamo proceduto ad una velocità incredibile. Cioè qualcuno ci ha dato un calcio in culo, perché altrimenti saremmo ancora così. Poi hanno fatto un altro intervento. Quando, sempre nelle favole bibliche, i figli degli Elohim si sono uniti con le figlie degli Adam e hanno fatto, così vi parlo di quel Salibi, che è un altro problema, così ci divertiamo un attimo. Prego. Ma quindi diciamo che qua sul pianeta Terra c'era già una popolazione. Ominidi, cioè c'era già una sua popolazione. Erectus, Abilis, sì, esatto. Insomma. E quindi questi Elohim sono arrivati e hanno, diciamo, per i loro scopi hanno aumentato le nostre capacità e tutto, ci hanno fatto evolvere, ma come mai c'è ancora una parte che sono ancora gli animali, le scimmie, tutte queste cose che non sono evolute come voi? Perché a noi hanno dato lo spunto sia genetico sia culturale per evolvere. Quindi hanno scelto una parte della popolazione così a caso o ci sono? Può darsi che abbiano fatto vari esperimenti in varie parti della Terra e hanno visto quello. Lei dice praticamente che non si parla della creazione nella Bibbia. Allora, questo, secondo lei, questo pianeta è stato artificiale, cioè artificiale è stato creato dagli Elohim oppure... No. Intendo dire che nella Bibbia non ci si riferisce ad una creazione di un Dio spirituale. Poi il pianeta ha avuto la sua evoluzione. No, stavo... Sì, finisco soltanto un attimo. Oppure è inerente la domanda? Facciamo dopo? Allora, quando questi qui si sono uniti con Adam, hanno fatto, come dicevo prima, quei tipo Rim. Poi, diciamo, questa nuova razza che è venuta fuori, insomma, le varie commissioni, hanno cominciato a fare tutta una serie di cose che non piacevano ai capi. E i capi hanno a un certo punto deciso di eliminarli. Ed è la storia del diluvio. Diluvio che secondo me, quello biblico, non è il diluvio universale, ma è una alluvione locale artificialmente provocata, allo scopo di uccidere tutti quelli che stavano in un certo posto. In quei due capitoli del nuovo libro spiego anche da dove arrivava quell'acqua. Arrivo. Allora, decidono di far fuori tutti, ma di salvarne, sappiamo, Noè. Ora, la Bibbia è molto scarna su Noè, no? Dice, siccome era uomo integro. Nella competenza della lingua ebraica, integro significa integro fisicamente. Per meglio dire, se adesso alla luce di ciò che vi racconto dal libro di Enoch, poteva voler dire integro fenotipicamente e genotipicamente. Nel libro di Enoch, che è il libro accettato dalla cristianità copta e invece considerato apocrifo dalla Chiesa cattolica, si dice che quando Noè è nato, suo padre Lamech lo ha guardato e ha detto: porca miseria, questo qui non è mica figlio mio, questo qui è figlio di quelli là. Perché? Perché era di pelle bianca, occhi chiarissimi e capelli chiarissimi.
l'ha riconosciuto subito e lo dice chiaramente, questo qui non è, si arrabbia, eh? Cioè non è contento che quelli lì abbiano impasticciato con la sua signora. E dice a suo padre, vai da Enoch. Enoch è, lo trovate nella Bibbia, il patriarca che, come dice la Bibbia, camminava avanti e indietro come gli Elohim, e a un certo punto gli Elohim lo hanno preso e se lo sono portato via. E quindi, siccome questi qui sapevano che Enoch era assieme agli Elohim, il padre di Noè, Lamech, dice a suo padre, cioè allora vai da Enoch e vai a chiedere spiegazioni. Perché sta roba qui non mi piace mica. Lui va e Enoch lo tranquillizza dicendo non preoccuparti, hanno deciso così. Attraverso di lui si ristabilisce la purezza, non spirituale. Tra l'altro, per quanto riguarda la purezza, dice viene sempre questa studiosa in una parte del suo libro, quando si parla di purezza spirituale, lei dice, ma lo vogliamo dire una buona volta che quando si parla di purezza lì si parla di pulizia del corpo? Poi adesso viene due cose sui sacerdoti, ma no, prima però devo fare una qualche roba, vabbè. Questi qui non volevano incontrare persone sporche. Tanto per intenderci, persone puzzolenti. Tipo la razza ariana. Allora, lì c'è stato un altro intervento su Noè per ristabilire una certa quantità, o diciamo una maggior percentuale, di purezza genetica. Poi se la Bibbia racconta favole, tra l'altro poi sappiamo c'è il diluvio, alla fine del diluvio, ci dice la Bibbia, la prima cosa che fa Noè, appena esce, quindi appena c'è la terraferma, la terra asciutta, sacrifica agli Elohim un grandissimo numero di animali. Ma dove cavolo li ha presi? Tutti quelli che l'ha salvato. Cioè ha ucciso e bruciato quelli che aveva salvato con tanta fatica? E no, è che quando è finito il diluvio la terra era piena di animali, perché il diluvio non ha ucciso i viventi, ha sterminato quell'area lì. Ma fuori di quell'area lì era pieno di tutto, compresi gli animali che lui ha potuto usare per fare dei sacrifici di cui ditemi voi l'ora, perché io non so, cioè sparatemi quando devo fermarmi, poi vi racconto perché mi facevano i sacrifici di animali. Sì, questo è questo. Allora facciamo così, ecco, c'era una domanda lì, così. Cosa si intende per la storia di Adamo ed Eva che hanno mangiato il frutto proibito? Allora, e la Bibbia intanto fa un pasticcio perché confonde gli alberi un po'. Nel senso che dice che gli Elohim hanno messo nel centro del giardino l'albero della vita e poi hanno messo l'albero della conoscenza del bene e del male, ma non dice dove. Poi c'è il discorso della tentazione, no? Cioè per cui loro avevano la proibizione di mangiare quegli alberi, poi arriva il famoso serpente, poi se ne ha tempo ne parliamo. Quindi Eva mangia, ma la Bibbia dice che Eva ha mangiato dell'albero che sta al centro del giardino. Quindi letteralmente Eva avrebbe mangiato dell'albero della vita. Poi però il racconto continua come se Eva avesse mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma diciamo che è un pasticcio degli autori, dei redattori. Va bene, non è un problema. Loro, dopo aver acquisito questa famosa conoscenza, si accorgono di essere nudi. Ma se leggete attentamente nella Bibbia che avete in casa, vi accorgerete che non è che si accorgono di essere nudi e provano vergogna tra di loro, come istintivamente pensiamo c'è il maschio che non vuole farsi vedere dalla femmina o viceversa. No, no. Loro nascondono le loro parti genitali rispetto a loro. Cioè la genitalità, la scoperta della genitalità, o meglio la scoperta della capacità di riprodursi, era un qualcosa di non voluto dai capi. Questi qui non dovevano riprodursi, quelli che stavano lì dentro, dovevano rimanere sotto il loro controllo anche dal punto di vista numerico. Adamo ed Eva nascondono la loro nudità, nel senso che coprono i genitali,
Tra l'altro nessuno aveva detto loro che essere nudi era peccato, era vergogna, assolutamente. Cioè loro quando scoprono le funzioni dell'apparato genitale in termini riproduttivi o di potenzialità riproduttive, capiscono che hanno fatto qualcosa che i capi non vogliono e cercano di nasconderlo rispetto ai capi. I capi dicono benissimo, adesso avete capito questo, siete diventati come noi, fuori di qui. Quindi non c'è una punizione? No. C'è una sentenza post evento, cioè non c'è un peccato originale. Lo dice anche questa studio. Manco quello c'è. Non c'è neanche quello. Ma non solo. Adesso vi dico che cosa dice Amos Luzzatto, uno dei più importanti dei cristi ebrei. Se anche Adamo ed Eva avessero compiuto il famoso peccato originale, siccome non sono i progenitori dell'umanità, non l'hanno trasmesso l'umanità. E se non l'hanno trasmesso l'umanità, che diavolo noi siamo qua? Cos'è venuto a fare Gesù Cristo? A farsi massacrare per una macchia che non c'è? Devo corrispondere ai teologi. E che è venuto a fare? Appunto. Non voglio parlare di Monza, no. Allora, dicevamo, abbiamo sluzzato, dunque abbiamo la conoscenza del bene e del male. Nella lettura dell'ebraico, quando tantissimi anni fa, appunto all'inizio traducevo la Genesi, dicevo ma qui non ci sono i cosiddetti grafemi, cioè sono quelle formule che identificano la distinzione. Cioè in ebraico quando si dice distinguere tra il pennarello e il microfono, l'ebraico dice distinguere tra il pennarello e tra il microfono, ben uven, lì non c'è. E quindi quando la traducevo all'inizio dicevo però qui questa roba qui della distinzione tra bene e male non c'è. Però siccome ero, adesso non è che sia molto di più, ma ero veramente un deficientino all'inizio, dicevo vabbè, ok, così. Finché alcuni anni fa, nel 2009, all'Ateneo Veneto c'è stato un convegno Bibbia e psicanalisi, hanno parlato psicoterapeuta freudiana e poi ha parlato per la Bibbia Amos Luzzatto, già presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, insomma, eminentissimo esponente della cultura, il quale dopo aver fatto i complimenti alle psicoterapeute freudiane dice che loro parlavano del senso di colpa, la conoscenza del male, cioè in quel momento l'uomo ha capito che cosa è giusto, che cosa non è giusto, che cosa è bene, che cosa non è male, dice peccato che questo nella Bibbia non ci sia. Perché lì dice lui, in quel momento, cioè quando noi diciamo hanno conosciuto la differenza tra il bene e il male, dice lui hanno cominciato a sperimentare le parti positive e le parti negative di quella nuova loro situazione, tant'è che lui quando, o loro quando li cacciano fuori dicono al maschio adesso d'ora in avanti quando vorrai mangiare saranno cavoli tuoi, perché è chiaro che finché erano nel territorio protetto il problema del cibo non c'era, e dice alla femmina adesso capirai, ma non è una condanna, che fare figli fa male, perché fino adesso mica li facevi tu, ci pensavamo noi a produrre quando ci serviva. Quindi è quella che si dice una sentenza post evento, cioè hai voluto la bicicletta e dai. Però non li hanno uccisi. Non li fate bene, no, no, li hanno cacciati. Però potrebbe essere anche un altro discorso il fatto della vita, del bene e del male, potrebbe essere anche una punta lì, perché c'è una linea centrale che è la vita, e c'è il laterale che uno porta in alto e l'altro porta in basso. Quindi può darsi che loro hanno scoperto questa cosa, io sono il bene e il male, proprio vulgarissimo, materialista, razionalista, e quindi finché siamo assieme io faccio finta che volesse dire quello. Ok, vabbè. È il serpente Cristo, ok. Il serpente che in tutte le religioni. Il serponte. Il serponte. Allora. Sì, è inerente a quella del serpente o è completamente diversa? Ah, sulla creazione un quarto d'ora fa, allora però devo di nuovo far spegnere, se devo rispondere con te. Allora, il serpente. Nel gruppo degli Anunna, o Anunnaki, cioè gli Elohim sumerocatici, diciamo così per semplificare, secondo gli studi di studiosi del Christ College di Cambridge c'erano dei gruppi
erano quelli specializzati in alcuni tipi di studi scientifici, perché ovviamente questi che sono arrivati qui avevano delle conoscenze, diciamo sempre finta, avevano delle conoscenze scientifiche e quindi c'erano e venivano identificati col termine di serpenti. Perché? Perché il serpente è quello che va in profondità e quindi quello che conduce studi, come dire, va in profondità nello studio della conoscenza. Dicono questi readers del Christ College che c'erano i serpenti two-eyed, cioè a due occhi, per lo strumento che usavano, e i serpenti one-eyed per l'altro strumento che usavano. Quindi c'era un gruppo che si dedicava agli studi astronomici, che se supponiamo, facciamo finta che questi fossero viaggiatori dello spazio, erano ovviamente studi importantissimi per loro, e gli altri erano quelli che si occupavano degli studi biomedici, cioè quelli che avrebbero fatto quel famoso intervento di ingegneria genetica per produrre il sapiens, eccetera. Quindi si chiamavano serpenti. Allora, all'interno del Gan Eden, e questa è ovviamente il monoteismo dei masoreti e dei sacerdoti di Gerusalemme, ha ricondotto tutto alla figura di uno solo, cioè alla figura di Yahweh, insomma di questo Elohim. Invece nei racconti sumeri, che non sono viziati da, diciamo, preconcetto teologico, ci raccontano della lotta tra i due capi, per cui uno dei due capi voleva che questi rimanessero così. L'altro dei due capi, che era il comandante del gruppo dei, tra virgolette, serpenti, che avevano fatto l'intervento di ingegneria genetica, volevano dare a questi la possibilità di riprodursi. Diciamo che ha vinto e è riuscito a farlo quello dei due capi che voleva dare la possibilità di riprodursi, cioè quel serpente lì. Dopodiché so bene che ci sono tutte le dottrine sui rettiliani, eccetera, non solo dottrine, perché anche di me è stato scritto che sono un rettiliano. tra le tante cose che sono scritte, tantissime, va bene così. Non è un problema, questo è uno dei più divertenti. Quindi in realtà potrebbe avere quel significato lì, cioè nel senso che era un esponente o forse il capo addirittura di quel gruppo lì. Ok. Di quel gruppo lì. Prima di questa creazione, prima della creazione degli Adam, sì? Ci fu la creazione degli Pietro, c'era una creazione precedente, quella che si è distrutta eccetera. Lei ha anche in quale Bibbia? No? Tutti con una domanda senza il microfono, adesso il microfono. Devo solo arrivare, ricordatevi a quel discorso di Salibi che vi ho detto, perché è un esempio interessante. Prego. Sì, no, io volevo sapere se ti è capitato di imbattere in questioni di introduzione in previsioni riguardo un eventuale ritorno, e anche quando se ne sono andati. Allora, nella Bibbia di ritorni non si parla neanche del momento in cui sono andati. Ne parla Giuseppe Flavio, sì, storico giudeo romano, che scriveva, diciamo, negli ultimi decenni del primo secolo d.C. ha scritto Antichità Giudaica, la guerra giudaica. Nella guerra giudaica, dove racconta dell'arrivo dei romani nel 70 d.C., quando i romani sono arrivati per prendersi definitivamente Gerusalemme, perché erano stufi, insomma, di tutte le rivolte messianiche che c'erano in quel periodo, Cristo è uno degli esponenti di queste rivolte messianiche, ci dice Giuseppe Flavio, e questo ne trovate se volete. Per esempio negli Oscar Mondadori c'è una bellissima traduzione della guerra giudaica di Giuseppe Flavio, ma la trovate anche in rete, è una bellissima traduzione, molto fedele. Nel capitolo sesto, nei versetti dal 290 al 300, nel capitolo sesto della guerra giudaica, dice Giuseppe Flavio che appunto quando stavano arrivando i romani, i sacerdoti che erano nel Tempio udirono nella parte più interna del Tempio un grande frastuono e poi una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. E poi dice, ed era nel mese di Artemisio, che è il mese dopo quello della Pasqua Ebraica, e dice:
E poi fu vista una visione che, se non fosse stata vista da tantissimi testimoni, non sarebbe credibile: numerosi carri celesti volare tra le nubi. Quindi oggi sempre Flavio era un ufologo, nel 70 d.C. o forse ci racconta di un momento in cui c'è stato un cambio di comando degli Elohim, cioè sono arrivati gli Elohim dei Romani e se ne sono andati. Sembra che vanno e vengono. Sì, esatto, quindi potrebbe essere una cosa del genere. Torniamo un attimo. No, è solo inerente. Ah, ok, sì. Quindi in realtà è solo Sicil che dice che dovrebbero ritornare. Sì, no, anche molti altri, no, certo. Però diciamo quello più conosciuto. Lo manderei molto cauto, ecco. Okay. Sarà che sono deviato dai miei contratti che mi obbligavano a stare alla lettera, ma preferisco proprio, perché già le cose che dico possono essere piene di fantasia, no? Cerco di rimanere fedele ai testi, figuriamoci se appena ci allontaniamo un po' per cominciare a fare ipotesi non ne usciamo più. Allora, dicevo, questi si sono uniti, hanno fatto i Diborim, poi insomma, e hanno fatto queste cose che non piacevano i capi decidono di farli fuori e c'è il diluvio. Dopo il diluvio Noè e riprende diciamo così la storia. Però prima del diluvio c'è una frase interessante dove si dice che Yahweh dice: io non mi occuperò più di quelli lì, cioè degli Adam, perché sono solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. Allora, siccome i patriarchi precedenti vivevano 6, 7, 800, 900 anni e all'interno di quella finzione nella quale stiamo ragionando, possiamo pensare che se avevano una gran parte del patrimonio genetico di quei signori lì vivessero effettivamente a lungo, perché la Bibbia non dice mai che questi qui sono eterni, anzi dice che questi muoiono come gli Adam, vivevano ovviamente molto di più. Allora lì in quella frase c'è scritto appunto: io non mi occuperò più di questi qui, sono solo carne, la sua vita sarà, la loro vita, cioè la vita dell'Adam, sarà di 120 anni. Il che si potrebbe pensare che lì hanno fatto un intervento per ridurre la vita di questi qui, che anche lì i genetisti sanno spiegare cosa viene, perché insomma, se si lavora con la telomerasi, stanno allungando la vita dei topi. Telomerasi è un enzima che fa sì che quando i cromosomi fanno certe cose non perdano dei pezzi, quindi durino molto di più. Quindi se si mette molta telomerasi i nostri cromosomi non invecchiano, se si toglie telomerasi i nostri cromosomi invecchiano molto prima. Quindi è un intervento possibile. Oppure si clonavano, esattamente. Però come dire, rimango al testo biblico, no? che non parla di Dio. Allora, quindi questa è la traduzione normale. Rashid Truai, uno dei più importanti commentatori ebrei, dice che lui lo traduce così: io non continuerò più a dedicarmi a quelli lì, perché in fondo sono solo carne, gli lascio ancora 120 anni di tempo. Se mettono a posto, poi tra parentesi, perché questo è scritto nella Bibbia, se mettono a posto le cose bene, altrimenti li faccio fuori tutti. Rashid Truai, uno dei massimi commentatori ebrei, dice questo. Tra l'altro, facendo dei conti, il diluvio è stato circa 100-108 anni dopo, quindi le cose qualierebbero anche. Kamal Suleiman Salibi, docente di storia all'Università Americana di Beirut, che conduceva, perché è morto novembre dell'anno scorso purtroppo, degli studi sulla Bibbia non vocalizzata, cioè prima dell'intervento dei Masoreti, quindi sui testi senza le vocali, diciamo sui testi vergini, fa risalire, diciamo così, ma così ci rimettiamo un attimo con l'ebraico. Shugam, quello che viene tradotto è: poiché solo carne lui. Invece lui fa un'altra cosa, divide qui e dice che questa radice qui è una radice
semitica a cui fanno capo sia l'ebraico che l'arabo, che significa una cosa precisa. E allora lui traduce in questo modo: Yahweh dice, io non, nel verbo precedente, arricchirò più gli Adam col versare il mio liquido spermatico, la loro vita sarà solo di 120 anni. Cioè, io da questo momento in avanti interrompo la mia fornitura di materiale genetico, io inteso noi, cioè noi Elohim, e quindi la loro vita si accorcerà. Quindi pensate alla differenza. Allora, io non mi occuperò più di quelli lì perché in fondo sono solo carne, e la loro vita sarà di 120 anni, tradizionale. Rashid Etruai, io non mi occuperò più di quelli lì, gli lascio ancora 120 anni di tempo per mettere a posto le cose, io non arricchirò più quelli lì versando il mio patrimonio genetico. Tutto sta in questa parola qui. A seconda di come è vocalizzata o divisa, be, sha, gam, oppure be, sha, gam. Di ogni suono. Che poi dà comunque per dire che sulla Bibbia abbiamo una certezza, sappiamo di non sapere, questa è la certezza, tutto il resto sono ipotesi. Dunque, c'era una domanda che avevo visto prima, una domanda sospesa da parte di qualcuno. Io volevo tornare un attimo a Caino e Abele. Allora, si è detto che Adam e Eva rappresentavano dei gruppi, no? Probabilmente. Ipoteticamente potrebbe essere. Ma sì. Caino e Abele anche hanno un qualche significato quei due nomi, come Adam significa terrestre. Sì, allora Cain significa sia io ho comprato o acquisito. Cioè, quindi, tra l'altro dice la Bibbia, io ho acquisito un figlio grazie a loro, quindi questa è la spiegazione che si dà. La radice semitica Cain rimanda anche al mestiere del fabbro, che in tutti i popoli antichi è un mestiere importantissimo, quasi magico, nel senso che è colui che sa trarre i metalli dalla terra e li sa lavorare. Questo spiegherebbe perché lui non viene ucciso, perché era un esponente di quella categoria di personaggi che si dedicavano ad un lavoro fondamentale, che era quello appunto della estrazione e lavorazione dei metalli, che era fondamentale, no? Siamo nel periodo in cui si passa dal neolitico, no? Alle varie età dei metalli. E quindi ecco, Evel significa evanescente, Abele. Evanescente. Tra l'altro, Caino offriva a lui ortaggi, Abele gli offriva carne bruciata. Cioè, quindi Caino non era un agricoltore. Il offriva ortaggi, ma non era lui. No, anche lui può darsi benissimo. Sì. Bibbia che avete in casa, eh? La Bibbia San Paolo è la Bibbia molodose che mi porto dietro quando, come il metadone, quando vado in crisi d'astinenza, è la liquidazione che ti hanno dato. Fai cos'altro? Un Bibbia piccolino, un endogone, perché se mi piglia un attimo mi disturbo. Non ti ricordi. Allora, di questi sacrifici di carne bruciata loro. Quindi ci teniamo a mente un attimo Caino e Abele, eh? Caino offriva, bruciava ortaggi e non piacevano ragazzi. A loro. Abele offriva carne bruciata e il loro dono era molto gradito. Da lì nascono i McDonald's. Le capre. Allora, andando avanti, ad occuparsi di queste cose qui erano i cosiddetti sacerdoti.
Noi abbiamo tutti in mente ovviamente la figura del sacerdote, no? La persona che ha ricevuto una vocazione, che deve occuparsi delle anime dei fedeli e portarli a Dio. I Kohanim della Bibbia erano degli appartenenti ad una tribù, in particolare poi quelli addetti a certe funzioni appartenenti alla famiglia di Aronne, cioè discendenti di Aronne, che di tutto si dovevano occupare meno che delle anime dei fedeli. Perché, come dice quella studiosa che sto citando tutta la sera, non c'era nessuna alta vetta spirituale da raggiungere, proprio nessuna. Poi non dico che i mondi spirituali non vadano seguiti, io parlo della Bibbia, e se la Bibbia è Pinocchio, io racconto Pinocchio. Allora, i sacerdoti, si diventava sacerdoti perché si usciva da quella famiglia, quindi la vocazione non fregava niente a nessuno, ovviamente. Allora, si diventava sacerdoti perché si apparteneva a quella famiglia, a meno che lui sta parlando a Mosè e dice di Aronne, cioè il sommo sacerdote, il capo della famiglia da cui dipendono. Nessuno della tua discendenza per sempre che sia difettoso offra il nutrimento a me, perché nessun uomo che abbia un difetto deve fare l'offerta a me, né un cieco, né uno zoppo, né uno che abbia mutilazione o deformità, né un uomo che abbia un difetto ai piedi o alle mani, né un gomito, né un nano, né uno affetto da malattia agli occhi o da scabbia o da piaghe, o uno che abbia i testicoli difettosi. Qui è Dio che parla, Mi dice una egittologa con la quale ho rapporti continui tutto un anno. Sì. È anche carina, per carità, ma insomma. Rapporti culturali. Questo corrisponde esattamente ad una precisa casta di sacerdoti egiziani che si occupavano di allevare animali per gli Shamshur e dovevano essere perfetti fisicamente, anzi lì in più dovevano essere belli. Dovevano essere esteticamente belli, altrimenti non li volevano. Lui si accontentava che non avessero difetti. Nessun, e lo ripete, nessun uomo della discendenza di Aronne che abbia un difetto si avvicini per offrire il nutrimento a me. Ha un difetto, non si avvicini per offrire il cibo a me. Sentite quante volte, Potrà mangiare il nutrimento, sì, perché i sacerdoti mangiavano del cibo che si preparava per, ma non si rechi a portare il cibo al mio tavolo perché ha un difetto. Cioè i difettosi gli facevano schifo, non li voleva vedere Dio. Per fortuna non è Dio, perché saremmo malmessi, ma molto malmessi. Poi ripeto, Dio esiste, non me ne occupo, non mi interessa. Diciamo che se sono vere queste cose qui, Dio ha creato anche gli Elohim, che fanno parte del suo disegno provvidenziale, che sono venuti sulla terra, che hanno fatto quegli interventi di ingegneria, ma questo riguarda la fede. E ognuno se la vede con la sua coscienza e la vive con la sua coscienza. Allora, che cosa dovevano preparare? Finisco solo perché altrimenti, che cosa dovevano preparare questi qui? Tra le tante altre cose. Della offerta derivante dai cuccioli di animali e di uomo, scritto qui nel libro del Levitico, le Bibbie che avete in casa. Libro del Levitico. Capitolo 3 e poi 21. Offrite a me il grasso che copre gli intestini, ogni grasso che sta intorno agli intestini, i due reni, il grasso che sta sopra ad essi intorno ai lombi, ma togliete la massa grassa del fegato sopra i reni. Dio. Tutto questo lo farete bruciare, olocausto, cioè tutto dovrà essere trasformato in fumo. E doveva essere trasformato in fumo perché loro lo dovevano annusare. E dice la Bibbia che era per loro Reyani Koach,
odore tranquillizzante, odore calmante. Tutte le volte che voi trovate nelle vostre Bibbie a Roma gradito al Signore, sappiate che in ebraico c'è scritto odore tranquillizzante per Yahweh, odore calmante per Yahweh. Perché Noè ha bruciato quella gran massa di animali? Dice la Bibbia che avete in casa, Yahweh arriva, annusa l'odore di quel fumo e subito si calma e immediatamente dice mai più farò una cosa del genere. Che questo fosse un precetto poco piacevole lo riconosce anche lui, eh? Molti secoli dopo, nel libro di Ezechiele, lui sta parlando con Ezechiele e dice: io lo so che io stesso ho dato loro decreti non buoni e norme che non davano la vita. Li ho fatti, questa qui è una traduzione edulcorata, poi ve ne leggo una vera sempre ufficiale. Li ho fatti macchiare di impurità con le loro offerte di consacrazione di ogni primogenito. Lui voleva i primogeniti di 8 giorni. Quindi attenzione, Dio dice, li ho fatti macchiare di impurità con le loro offerte di consacrazione. Allora io mi chiedo, come fa Dio a far macchiare di impurità qualcuno nel momento in cui questo qualcuno gli consacra il suo primogenito? Non ha senso un'affermazione del genere, nessun senso, a meno che non ci si riferisca a che cosa dice veramente l'ebraico. Veramente l'ebraico, se voi avete una Bibbia della CEI in casa, hanno avuto il coraggio di tradurre esattamente. L'ebraico, oppure se avete una Bibbia dei Testimoni di Geova, lo stesso. Non lo so, non ce l'ho presente. Allora, la traduzione esatta è: ho dato loro delle leggi non buone, precetti per i quali non potevano vivere, li ho contaminati con i loro doni, quando facevano, quindi lì si parlava di consacrazione dei primogeniti, la traduzione esatta è, quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito. Questa è la traduzione esatta. Cioè lui riconosce, e perché dice perché l'ho fatto? Per colpirli duramente affinché capissero che io sono quello che comando. Lo dice Dio, eh? Per fortuna che non è Dio. Allora perché Abele, i doni di Abele erano graditi e quelli di Caino no? Perché Abele faceva bruciare la carne e Caino faceva bruciare il salame e la carne bruciata. Come? Perché a Dio lo tranquillizza la carne bruciata? Allora, nel libro Il Dio alieno della Bibbia, cioè, tra l'altro non ho mai nei libri qui sul tavolo, ma va bene così, ho dedicato un capitolo intero a questo tema e ho pubblicato gli studi che mi ha mandato un medico sumerologo. Io quando ho parlato la prima volta di questa roba qui in un convegno a San Marino 2 anni fa, e dopo qualche giorno mi ha contattato sto medico sumerologo, uno studioso delle forme eccetera, e mi ha detto: io ho sentito le tue parole e ho capito perché, una cosa che non capivo prima, che nelle tavolette con i formi c'è scritto che ogni volta che bruciavano gli animali, gli Anunna, cioè insomma gli Elohim, arrivavano sulla carne come mosche. E mi ha mandato uno studio che ho pubblicato qui, ovviamente facendone una sintesi, dove lui spiega che quel grasso preparato in quel modo, fatto bruciare sul barbecue, perché di questo si tratta, sono belle le ricostruzioni di quel barbecue fatte dai rabbini, per esempio dei testi a casa, seguo gli studi di Rav Shlomo Becor, dove proprio è un barbecue normale, la griglia. Dice allora, quel grasso, le molecole di quel grasso, si trasformano in molecole uguali biochimicamente alle molecole dell'endorfine, che sono quegli ormoni che il nostro cervello si fa produrre quando siamo sotto stress. Quindi quando siamo sotto stress parte un ordine per cui si producono internamente delle endorfine e noi pian pianino ci calmiamo.
quel fumo è pieno di endorfine. Stressato. Poi se quella è una favola la prendiamo come favola, ma noi facciamo finta per una sera che non volevo chiedere, quando parlavi delle offerte nella Bibbia o in una delle Bibbie magari che non conosciamo, si parla solo appunto degli animali e dei bambini da dare in offerta per ispirare il fumo, o poi si parla in qualche modo anche di cibarsi dei bambini o degli umani, in altre parole una forma di cannibalismo? No, lì l'ordine era per bruciarli. Ma non ci sono altri passaggi precisi? Non ne ho in mente. Grazie. Prego. A questo punto c'è la connessione con il sacrificio di Isacco, quindi ipotetica, nel senso che comunque anche se Isacco non era il primo nato di 8 giorni, comunque sì, diciamo che il sacrificio di Isacco aveva però più il significato e il valore di una prova di fedeltà, cioè voglio vedere se mi ubbidisci fino al punto di uccidere tuo figlio, tant'è che poi lo ferma quando ha capito che lo avrebbe veramente ucciso, perché come dice sempre quella signora, lei dice giustamente, a un certo punto scrive: io non capisco come in realtà quello che era un rapporto basato sulla intimidazione ad un certo punto inspiegabilmente viene presentato come un rapporto basato sull'amore, che non c'è. Tutti i fatti segnalati dall'SS forse hanno creato un profumo, il qualcuno. Perché lì ne hanno bruciati tanti, Lì ne hanno bruciati tanti. Torniamo un attimo al libro della signora, se non ci sono altre domande. Il discorso della, appunto, del rapporto basato sulla paura, sul cosiddetto timore di Dio, che sarebbe meglio dire sul terrore di Dio, nel senso che bastava esprimere pensieri diversi per essere ucciso, esprimere pensieri contrari. E lui, dicevamo prima, questo Yahweh era uno dei tanti. Tant'è che nei famosi 10 comandamenti, e nel primo dei due libri, quello che cambierà l'idea sulla Bibbia, io pubblico i due elenchi dei 10 comandamenti, quelli che sono stati insegnati a noi come comandamenti fondamentali, e quelli sui quali letteralmente invece nella Bibbia c'è scritto su quelli si basa l'alleanza, che non sono quelli che sono stati insegnati a noi. Allora, il primo comandamento è: non avrai altro Elohim all'infuori di me. Non avrai, non esiste. Non avrai. Ricorda l'autrice due sviluppi di questo comandamento. Non li adorerai perché gli altri Elohim non danno alcun vantaggio a chi li venera rispetto a lui. Non perché non ci sono, perché non dà. Qui siamo all'interno della letteratura ebraica, citazioni talmudiche. Non li adorerai perché gli altri dei non danno alcun vantaggio a chi li venera. Seconda citazione: non li adorerai finché io esisto. Allora, può il Dio spirituale, universale, eterno dire finché io esisto? No. Lui sapeva benissimo che a un certo punto non sarebbe esistito più. O perché sarebbe morto, o perché poteva andarsi. Ma per dire finché ci sono io, voi state con me. Un altro curioso: onora tuo padre e tua madre anche più di Dio stesso, e lo sviluppo è: li si deve mantenere anche a costo di elemosinare. Cioè, gli anziani non dovevano pesare sulla comunità, la famiglia che aveva degli anziani, un po' come fa adesso molti, se li deve curare, e se non hai i soldi chiedi l'elemosina, ma sono cavoli tuoi. Se è diventato onore il padre della madre. Esatto, che non è ama, perché onorare fa anche l'ebraico, cioè ama il padre, onorare si possono onorare anche i nemici, amare qualche cosa. Diciamo che il concetto di amore non era tanto presente qui, non era tanto presente. Che la vendono così la Bibbia però. Com'è? Come un libro di grande amore. Difatti bisogna leggerla. ma si capisce, guarda, tu prendi questa Bibbia qui,
leggi, che tra l'altro la Bibbia è pure un libro affascinante, non è un mattonazzo come normalmente, cioè, perché poi passa l'idea, no? Che sia una roba, qui dentro c'è tutto, cioè, voglio dire, c'è la politica, ci sono gli intrighi, c'è la storia, c'è la cronaca, c'è la psicologia, c'è l'eros, c'è tutto. È veramente un libro completo. Ma se uno già soltanto legge i primi 5 libri, no? Ecco, capisce un sacco di cose, no? Capisce che sempre Yahweh, quando era lì che organizzava, faceva organizzare per conto suo la Mosè questo campo di addestramento paramilitare, addirittura dava le indicazioni per dire quando dovete sporcare, prendete il violo, andate fuori dal campo, fate un buco, sporcate, ricoprite e tornate al campo. Dio, diceva queste cose qui. Ed era però anche abbastanza confuso. Ditemi quando devo fermarmi, Tant'è che gli ebrei si sono posti questo problema, che lui ha dato un sacco di ordini che non si capivano, uno per esempio il più importante, il sabato, il precetto più importante in assoluto, da 2000 anni anche di più, i rabbini stanno discutendo tra di loro per definire esattamente che cosa significa astenersi dal lavoro, perché mai né lui né gli altri hanno definito che cosa si intende per lavoro, non lo sanno. Questo vale per un sacco di altre cose, penso a tutte le discussioni sui tefilim, le mesusotte, insomma quei cilindretti con dentro le parole della Bibbia che si devono portare appesi o appesi agli stipiti delle porte o appesi, no, che non si capisce se si devono portare, scrivere le parole e portarle così o metterle nei cilindretti, quali parole vanno scritte, quelle che sono fatte per ricordare le feste, non si capisce se devono riportare la festa che si celebra o quella festa che viene ricordata all'interno della festa che si celebra. Cioè, qui stanno discutendo le massime autorità rabbiniche perché non sanno. No? E attenzione, siccome sono consapevole di questo sin dall'inizio, allora c'è un midrash sarebbe uno degli... I midrashim sono appunto quei testi dove ci sono i contenuti della ricerca e i tentativi di interpretazione, proprio perché la Bibbia è estremamente confusa, cioè lui ha dato degli ordini confusi. E allora a un certo punto in uno di questi midrash si dice che Mosè parla con lui e gli dice: ma in che modo, noi conosceremo, possiamo conoscere il vero senso della legge, visto che... Lui risponde: dovete seguire la maggioranza. Se la maggioranza dice che una cosa va bene così, va bene così. Se dice che non va bene così, non va bene così. Ok? E seguendo la maggioranza non ci si pone domande. Uno non chiede perché. Questo che scrive questo rabbino è professore emerito di studi biblici alla Università di Berkeley, membro della Rabbinical Academy Assembly degli Stati Uniti. Ok? Non si sa, non lo sanno nemmeno loro. Quindi si sceglie. Allora l'unica cosa importante è che appunto da quelli, ogni volta che si sente dire la Bibbia vuol dire questo, facciamo suonare un campanellino d'allarme. Vuol dire questo, forse. Tra le tante cose possibili, forse potrebbe voler dire anche quella. Forse. Prego. Visto che siamo tornati agli ebrei in viaggio e tutto quanto. Due parole sulla manna e se esiste la possibilità che prima di arrivare sul Sinai fossero passati per la parte etiope, Somala, dove c'è Aksum, che ci sono tracce di addestramento del popolo. E poi si deve ricordare i cherubini, che quello è importante. Per quanto riguarda questo passaggio, nella parte è consiglio di leggere questo libro perché contiene, quindi non voglio togliere i contenuti alla signora. Nel senso che Mosè avrebbe fatto determinate cose andando in un punto preciso del Sinai a prendersi qualcosa, cioè a prendersi l'arca e alcune altre cose che era una parte che Giuseppe, uno dei patriarchi, aveva accantonato sottraendola. Tant'è che il sottotitolo è Contrabbando di know-how dalle piramidi a Gerusalemme. L'altra domanda era, mi perdono, la manna è stata interpretata in vari modi.
Rimanendo alla letteralità del testo, c'è la spiegazione di un botanico tedesco che secondo me è molto interessante perché trova conferma con attuali. La femmina di una cocciniglia, che è la tabutina mannipara, produce durante la notte una secrezione che poi si solidifica, solidificando poi diventa più pesante e cade a terra, e deve essere raccolta rapidamente al mattino, perché altrimenti o arriva il sole o arrivano le formiche e se la mangiano. La conoscono tuttora i beduini che praticano quelle zone lì, e può essere conservata se viene cotta in focaccine. Quindi potrebbe essere una cosa del genere, visto che c'è tuttora, e questo potrebbe anche spiegare l'ordine del fatto che il giorno, siccome loro dello Shabbat, cioè il giorno del sabato, non dovevano fare assolutamente nulla, ne dovevano raccogliere di più il giorno prima e conservarla per il giorno dopo. Siccome può essere conservata se cotta in focaccine, diciamo che senza lavorare di fantasia, perché so bene che ci sono le tesi sulla macchina della manna, quindi loro che avevano una macchina che produceva, può essere, diciamo che c'è una spiegazione naturale. C'è una spiegazione naturale, quella della tabutina mannipara, che è una cocciniglia. Prima c'era anche il discorso dell'attraversamento del Mar Rosso che era accennato qualcuno. Se non ci sono domande ve ne parlo un attimo. C'è lui una domanda qua. Sì. Aspetta. Dai, così sento anche loro. No, io volevo. È già acceso. Sì, okay. Volevo una spiegazione, perché non riuscivo a capire. Lui creava questi campi di battaglia. A parte che mi sembra di capire che poi questo Elohim è diverso, partendo dalla Genesi non è mai lo stesso, cambia fino ad arrivare a Mosè. Deve essere il libro che ho finito adesso per gli Stati Uniti, finisco un capitolo con una domanda. Esiste un impostor? Cioè un impostore? Poi mi spareranno, però documento tutto nel capitolo, documento, no, comunque, documento sembra, perché faccio quella domanda. Mi sembra sempre diverso, no? Vista anche l'età, che non posso durare 8 anni, per forza deve essere stati... Sì, diciamo che l'Elohim di Abramo è diverso dall'Elohim di Mosè. Io volevo sapere, loro appunto organizzavano questi campi di battaglia e di addestramento. Perché loro, visto che avevano astronavi o quello che è, non facevano la guerra direttamente invece di addestrare i popoli e farli combattere tra loro? Perché è meglio far ammazzare gli altri. Possono averla usata nella vicenda di Sodoma e Gomorra. Ed è forse per quello che dopo non l'hanno più usata. Troppo potere. Perché hanno distrutto tutto. Hanno distrutto tutto al punto che... hanno raso il suolo. Questa sembra un po' la vicenda di Mohenjo-Daro e Harappa, dove ancora adesso si trovano le tracce di radioattività e comunque di rocce fuse ad altissima temperatura. E nella Bibbia, tra l'altro, c'è scritto, in uno degli ultimi libri della Bibbia, quindi scritto molti secoli dopo, in uno dei libri sapienziali, c'è scritto che ancora in quel momento lì, nel territorio di Sodoma e Gomorra non si poteva coltivare perché gli alberi producevano frutti vuoti. E quindi siamo a almeno, cioè quando ho scritto quel libro lì, 1500 anni dopo l'evento. Una ventina di anni fa, in quel territorio lì, sono state tentate delle coltivazioni di agrumi e nascevano limoni vuoti. Quindi forse un'arma del genere potrebbe essere usata. Che è quella che viene descritta nelle tavolette sumere come l'arma che faceva cadere i capelli, bruciava la pelle, bruciava i polmoni quando veniva respirato. Ma erano degli Elohim dello stesso gruppo di pianeti, per dire, oppure più tribù, cioè alieni da una parte e dall'altra? Non la più parte di te. Ah, prima. Prego. Riguardo ai cherubini, se è possibile sapere qualcosa anche del Kevod e dell'Arca dell'Alleanza, che so che si possono collegare insieme queste cose. Allora, io vi do un'interpretazione del Kevod, se ne volete una diversa poi prendete il libro della signora.
Dunque, Kevod è questo termine ebraico che viene tradotto con gloria, perché i greci l'hanno tradotto con gloria, doxa. La radice kavad indica l'essere pesante. L'aggettivo kaved indica pesante. Quindi possiamo pensare che kevod indichi un qualcosa di pesante, cioè di fisicamente pesante. Però dal punto di vista filologico, come dire, come spesso succede, potremmo andare avanti a discutere all'infinito. Allora vediamo che cosa dice la Bibbia che fa questo kevod, indipendentemente da come possiamo tradurre il termine. Quando Mosè è lì sul monte e chiede a lui dimmi chi sei, dimmi come ti chiami, gli chiede anche un'altra cosa. Gli dice in sostanza, per essere proprio molto, io devo convincere quelli laggiù a seguire te invece seguire gli altri. Io ho bisogno di capire che tu sei veramente in grado di mantenere le promesse che mi hai fatto. Quindi fammi vedere il tuo kevod, che sarebbe lo strumento grazie al quale lui dovrebbe essere in grado di mantenere le promesse. E lui gli dice, va bene, io ti faccio vedere il kevod, però sappi che se tu lo vedi davanti, in sostanza se io ti passo vicino, muori. Cioè non posso farci nulla. Però possiamo fare una cosa. Se tu ti nascondi dietro queste pietre che vedi qui, dietro questo costone, dopo che io sono passato e mi guardi di dietro, non muori. Quindi dobbiamo pensare che se questa fosse la gloria di Dio, se ti passa vicino ti ammazza, Dio non può farci nulla, cioè non può controllarne gli effetti, neanche prevederli, cioè prevenirli, non prevederli. Se però ti nascondi dietro le rocce ti riparano, cioè fanno ciò che Dio non è in grado di fare. Questo è ciò che dice la Bibbia. Allora noi poi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo. Ma noi stiamo facendo finta che quando la Bibbia dice una cosa volesse dire quella. Tra l'altro dice anche a Mosè, domani mattina, quando io passerò con il mio kevod, fai in modo che nessuno sia sul versante della montagna, né uomini né animali, perché se sono lì muoiono. Quindi vuol dire che a distanza di poche centinaia di metri ti ammazza, se sei invece giù nella valle al fondo della montagna, la gloria di Dio non ti ammazza più. Io non so che cosa sia, perché non lo so, la Bibbia purtroppo è molto scarna. Certo è che questa gloria di Dio produce degli effetti molto particolari, ma molto particolari. Se pensiamo che sia la gloria di un Dio spirituale, la gloria trascendente di un Dio spirituale. Prego? Collaterali. Effetti collaterali, esatto. Effetti collaterali. Esatto, se noi pensiamo che sia una gloria di tipo spirituale. Ripeto, un'altra interpretazione la potete trovare in quel libro lì. Un'altra chiave di lettura che riguarda proprio un rapporto completamente diverso tra Mosè e questo ipotetico individuo. C'era anche un graffito che descriveva... Sì, c'era... Prego? L'apertura delle acque. L'apertura delle acque, sì. Arriva una voce dalla... La bilocazione. Ok, no, ma va bene, va bene. Tra l'altro, arrivo subito, signora, Arrivo subito. Nel secondo versetto della Genesi si dice che il ruach degli Elohim aleggiava sulla superficie delle acque, così poi parliamo anche delle acque. Questo termine ruach è un termine che non è originario dell'ebreo, ma deriva da, ho ricevuto per fortuna, perché meno male, insomma, c'è un sacco di gente importante che mi manda della documentazione. Allora, il ruach in sumero accadico viene rappresentato da questi pittogrammi. E questo viene letto. Ru, qui parlo di fonti ufficiali accademiche, Du oppure ul. E poi c'è A, che è il pittogramma delle acque. Quindi il Ruah aleggia sulle acque. Questi tre significati qui rimandano a
lanciare nell'aria, attaccare, colpire, essere antico, durare nel tempo, brillare, splendere. La Bibbia dice merahefet al penea maim, cioè aleggiava sulla superficie delle acque. Ognuno pensi quello che vuole. Questi sono i tre significati dei dizionari ufficiali di lessicografia sumera. Quindi questa, siccome quella roba lì, che non so che cos'è, viene chiamata Ruach, Kevod, o anche Rakevo, Merkava, cioè Carlo. Qui si fa capire chiaramente che questa roba vola sull'acqua. Sto andando molto veloce, perché mi rendo conto che l'ora, cioè, non so che ora è, ma immagino che siamo lì. Ditemi voi, eh? Allora, l'attraversamento, prego, allora? No, l'ora che è, come direbbe l'Eloino, ciò che sono, è l'ora che è, sì, esatto. È l'ora che sarà. Allora, sarà l'ora che sarà. Sì, tanto io devo tornare là in confini con la Francia, quindi. Come? 10 minuti. Sì, rispondo alla signora. Allora, si parla dell'attraversamento, cioè la tradizione racconta dell'attraversamento del Mar Rosso. La Bibbia nomina tre volte quelle acque lì e tutte e tre le volte le chiama Yamsuf, cioè mare di canne, cioè canneto. Mai la Bibbia dice che hanno attraversato il Mar Rosso, mai. Mai. Yamsuf. Tre volte lo nomina e tre volte lo chiama Yamsuf. Dice che, come Yahweh ordina un certo spostamento dell'accampamento, prima li fa andare avanti un po', poi a un certo punto arriva un ordine, tornare indietro. Poi dice la Bibbia che arriva un forte vento da est che soffia tutta la notte e al mattino le acque si erano divise e c'era uno spazio di terra asciutta per passare. E dice la Bibbia che ai lati le acque facevano da protezione. Poi questa protezione è stata immaginata come muro. Ma se noi, scusate il disegno che farà schifo perché sono veramente un incapace con un sacco di altre cose, ma diciamo che se questo qui è un canneto con l'acqua, poi arriva il vento, l'acqua scende e si apre una secca, diciamo di qui a qui, su cui si può attraversare, l'acqua ai lati fa la protezione, cioè impedisce agli inseguitori di accerchiare, di aggirare, di passare davanti. Questo è ciò che spiega la Bibbia. Poi è stato trasformato nel miracolo dell'attraversamento del Mar Rosso. La cosa bella è che questa cosa qui è descritta da una stela egizia, la stela di El Arish, che si trova nel museo di Ismailia, dove si racconta di un popolo che serviva un dio straniero, quindi lì lo scrivono gli egizi, guidato da un principe del deserto, Mosè, che esce, se ne va dall'Egitto e dice questa stele, prima di attraversare si accampano in un posto che si chiama Picarroti. Se voi leggete le vostre Bibbie, troverete scritto che prima di attraversare si sono accampati in Piachirrot. Cioè, parlano esattamente della stessa cosa. Picarroti, Piachirrot. Poi, dice questa stele, dopo quel racconto lì ci sono questi geroglifici. Tre geroglifici dell'acqua, cioè una notevole massa d'acqua, due geroglifici del coltello è stata tagliata in due. Cioè questa stele racconta, che è stata studiata dal professor Hofmeier dell'Università di Gerusalemme, racconta esattamente la stessa storia che ci racconta la Bibbia. Ma non basta. Nel 1860, quando c'era l'esercito inglese di stanza proprio in quel posto lì, cioè nel nord-est del delta del Nilo,
Alexander Tarlok, che era uno degli ufficiali di questo esercito di stanza lì, che come tutti gli ufficiali, gli altri comandanti sapete, tengono diario, no? Di tutte le cose, e senza nessun riferimento biblico ha scritto nel suo diario che in una notte erano lì, ha soffiato un forte vento da est, il mattino dopo c'era una secca che poteva essere i beduini che la conoscevano la attraversavano a piedi, che dopo un po' di ore si è ricolmata di acqua. Esattamente lo stesso fenomeno biblico. La cosa interessante, forse questa ce l'ho, non so, non mi ricordo, finisco, che di questa cosa qui ha scritto il giornale Repubblica, nel settembre del 2010, e scrive ad un certo punto: la ricerca smentisse la Bibbia. La traversata non sarebbe avvenuta all'altezza dell'odierna Suez, ma 40 km più a nord. Io ho scritto a Repubblica la sera stessa dicendo: la testimonianza conferma la Bibbia, perché la Bibbia non ha mai detto che hanno attraversato lì. Mi ha risposto il giorno dopo il giornalista dicendo: la ringrazio della sua comunicazione, io ho scritto ciò che mi hanno detto. Un pensatore lì. Chi era quello? Giornalista? Un'altra cosa. L'ha chiamato l'Elohim. Enrico Francesco. Questo. Cioè, quindi qui, come dire, ne parla la Bibbia, ne parla la storia di Erich, ce lo raccontano i soldati inglesi. La Bibbia ci ha dato una descrizione esatta di che cosa avviene periodicamente in quel posto lì. E adesso dove si troverebbe, che punto geografico? Nel nord-est del delta del Nilo. Una regione che ancora adesso in egiziano si chiama Batufi, che vuol dire mare di canne. Oppure si chiama, con un nome che ricorda, El Bara, che vuol dire El ha compiuto la distruzione. Forse in ricordo di quella roba. Comunque, in egiziano è così. Attento. Domande? C'era una signora di là. Signora. Signora. Qual è? Aspetta, signora. I cherubini. Vorrei sapere perché la chiamano terra santa, che il tempo è una terra. Mi può dare una risposta? Mi chiedevano i teologi. Prego. Allora, no. Una spiegazione che la posso dare, nel senso che nella Bibbia il concetto di sacro o santo non è quello che abbiamo noi. Sacro è ciò che è separato. Faccio proprio un esempio preciso. Dal punto di vista del concetto biblico del sacro, questo tavolo qui, in questo momento, è sacro. Sacro vuol dire separato dal pubblico, riservato al relatore. Cioè, se uno del pubblico viene qui, diciamo, l'organizzatore dice: no, guardi, lei qui non ci può stare perché qui ci sta il relatore. Cioè, il concetto di sacro è un concetto materialistico della Bibbia. Lo dice bene Monsignor Ravasi, un commento al Levitico, lui da grande teologo qual è, dice: bisogna stare attenti a non correre il rischio di interpretare il sacro biblico in modo troppo materiale. No, non è un rischio, è l'unica realtà. Non c'è altro sacro, è solo materiale. Un agnello diventa sacro quando viene tolto dal gregge e riservato a lui. Sacro vuol dire questo, separato da e riservato a, non c'entra nulla con lo spirito. Quindi quella è sacra perché? Perché era separata da, teoricamente, promessa mai mantenuta, separata dal resto e riservata a loro e al suo dominio. Ok? Aspetta. Ma Satana chi è? Poi ci sono i cammini. Ragazzi, poi basta, perché devo andare via. Io dico per voi, per me non ho problemi. Ho la fortuna di dormire poco e non per risentire il giorno dopo. Non c'è problema. È una fortuna che ho, altri si considerano i sogni, io li considero fortunati. Allora, Satana chi è? Satana nella Bibbia non è. Non esiste. Satan è un termine funzionale, cioè significa pu-
pubblico accusatore, pubblico ministero o avversario. È una funzione, in questo libro ho dedicato un capitolo intero a Satana e Lucifero, riportando tutte le ricorrenze bibliche, è una funzione che viene assunta dai malachim, cosiddetti angeli, dagli uomini, e viene assunta spesso su incarico di Yahweh, in accordo con Yahweh, non come avversario di Yahweh. Tra l'altro poi spesso anche si dice che il serpente del paradiso terrestre è Satana, la Bibbia mica lo dice, è un'invenzione successiva, non c'è nessun abbinamento tra il serpente e Satana, è un'invenzione successiva. Quindi Satana non esiste, è una funzione. Come dire, tu adesso, in questa occasione, fai da pubblico accusatore, fai da pubblico ministero. Finita la situazione, cessa la funzione del Satana. E quindi Lucifero invece? Lucifero è una invenzione teologica presa da un passo di Isaia che si riferisce. Isaia sta parlando o di Nabonedo o di Serse II, lì è difficile, ma non ha importanza, insomma, stabilire tra i due. E come dire, dopo che gli ebrei sono stati liberati dalla cosiddetta, insomma, dall'esilio babilonese, dice agli ebrei: adesso voi finalmente potrete anche prendere in giro, quello lì, insomma, un brano un po' ironico, per dire, e quindi in sostanza gli potete anche dire: tu che ti credevi, che eri tanto in alto e che ti credevi l'astro celeste, sei caduto come tutti gli altri. L'astro celeste, il portatore di luce, cioè il Lucifer, è stato preso dai teologi, messo assieme a Satan che non esiste, ed è diventato Satana, Lucifero, principe dei demoni. Non esiste, non esiste, neppure nell'Antico Testamento. Prego, sono in debito dei cherubini però. Dopo questo i cherubini poi forse... Ditemi voi. Io ripeto, sì, le carte vedo le potenze di nazione. Quello che stavo dicendo prima relativamente al fumo che dovrebbe calmare con le endorfine che vengono respirate. Sì. Mi sono fatto una domanda, ma questa agitazione che dovrebbe essere poi calmata da questo fumo, cos'è che lo faceva incavolare? Sacco di cose, a partire da quel popolo di dura servizio, visto che ne aveva fatti fuori 40.000, cioè era sempre arrabbiato, cioè voglio dire, la sua situazione normale secondo me era quella lì. Ecco, io dico, per fortuna, supponendo che sia esistito, per fortuna non è Dio, perché... Cioè in sostanza il suo rapporto con loro, questi qui, erano in un rapporto conflittuale continuo, cioè loro aspettavano sempre la realizzazione della promessa che non è mai arrivata, loro erano pronti a tradire continuamente. Quando Giosuè, prima di iniziare la conquista della, il tentativo di conquista a pezzettini della terra promessa, li riunisce tutti e dice: benissimo, adesso siamo qui, adesso voi qui dovete decidere chi volete seguire, lui che è quello che ci ha portato fuori dall'Egitto, insomma ci ha fatto tutte queste cose. Volete seguire gli Elohim che i vostri padri seguivano quando stavano ancora nella terra dei due fiumi, cioè in Mesopotamia, quindi vuol dire che non erano lui ma erano altri, o volete seguire gli Elohim che governano sui popoli contro i quali noi andiamo a combattere? Gli dà tre possibilità, quindi erano assolutamente consapevoli che lui non era il Dio. Loro dicono no, e lui dice: io e la mia famiglia seguiamo lui, voi cosa volete fare? Loro dicono: beh, anche noi seguiamo lui. Giosuè dice: benissimo, adesso avete fatto la scelta, da questo momento siete responsabili della scelta fatta, perché i tradimenti, e qui è molto bello anche ciò che dice sempre questa signora, dice: lui non li ha mai traditi, cioè lui è sempre stato fedele a lo, poi ovviamente o obbedisce o t'ammazzo, ma lui non si è mai rivolto ad altri popoli, non li ha mai traditi, invece loro l'hanno tradito continuamente. Allora, Malachim e Cherubim, anche qui se la Bibbia racconta favole, io racconto favole. I Malachim sono quelli che sono tradotti come angeli, e già vi ho accennato prima qualcosa, una cosa certissima, lo trovate nelle vostre Bibbie: i Malachim sono individui in carne ed ossa, distinguibili dagli uomini, ma sono gente che cammina, suda, si sporca, si impolvera, si deve lavare, deve mangiare, deve dormire, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, esistono gli angeli? Benissimo, esistono gli angeli, esistono le gerarchie angeliche,
non ho nulla da dire, non sono quelli della Bibbia, ecco, ok? Io vi sto raccontando Pinocchio, eh? Non sono in Pinocchio, sono un'altra cosa. Mentre i Malachim descritti dalla Bibbia sono quantomeno individui, i cherubini non sono neppure individui. Siccome è un tema sensibilissimo, ho dedicato due capitoli nel libro, portando tutte le ricorrenze bibliche. I cherubini sono degli oggetti meccanici, monoposto, su cui dice la Bibbia, Yahweh volava stando seduto come si sta seduti sopra un cavallo. Io riporto tutte le descrizioni bibliche, ripeto, se la Bibbia racconta favole, io vi racconto le favole, sia ben chiaro. Avevano dietro ruote concentriche, quella più interna si chiamava Gilgal, che vuol dire ruota che turbina rapidamente, si muovevano facendo rumore, si muovevano da soli o attaccati al Kevod o Ruach di Yahweh. Ezechiele descrive una sua esperienza in cui lui ha fatto un viaggio, viene portato insomma a questa città che si ipotizza essere Gerusalemme, il nuovo tempio, eccetera. Dice che arrivano, scendono sul cortile esterno del tempio, i quattro cherubini si staccano, la parte superiore va nella parte più interna, sopra la parte più interna del tempio, fa delle cose, si riporta sopra i cherubini e dice Ezechiele: quelli che erano nel cortile esterno e non vedevano i cherubini sentivano il rumore fatto dai cherubini. Quando si riporta sopra, i cherubini si alzano e si attaccano, poi ripartono tutti assieme e vanno fuori dalla città su un'altura. Se non fosse nella Bibbia, nessuno di noi, se fosse in un libro di fantascienza, tutti capiremmo che è la descrizione di un oggetto volante che ha composto da vari elementi, di cui alcuni si spostano per conto loro, oppure si può, siccome nella Bibbia non può essere, va bene, no, non mi importa, quello c'è scritto, quello vi racconto, poi che possa essere o non possa essere non mi riguarda, quello c'è scritto e quello vi racconto. Quindi i cherubini sono oggetti meccanici. Ad un certo punto si racconta anche di un utilizzo di un cherubino. Davide sta combattendo contro i filistei, nelle file dei filistei stanno combattendo i giganti, che la Bibbia conosce bene, con sei dita per ogni arto, lo dice la Bibbia, sono citati tutti i passi nei libri, quindi sta combattendo, si trova mal partito, chiede l'intervento di Yahweh, non ho tempo per raccontarvi come chiede l'intervento, Yahweh arriva e dice la Bibbia, poi sale su un cherubino, scende, piglia Davide e lo porta fuori dalla mischia. E dice la Bibbia, e fu visto volare sullo sfondo delle ali del Ruach. Se è una favola, io ho raccontato la favola della Bibbia. La favola, pezzettino. Perfetto, io direi che adesso lo possiamo riposare, no? Io non lo conosco, eh. Lo dico veramente, che ci vedete voi per voi. Io vai, riguardo i cherubini, okay. Allora aspetta un attimo, Mauro. Ho visto una conferenza dove a un certo punto ha interrotto il video parlando dell'apprezzamento che questi esseri avevano per le femmine umane. Avevo interrotto il video e ho detto di questa cosa qui non ne posso parlare. Era più il fatto che questi esseri gli piacevano le femmine. Sì, però no, questo possiamo parlare tranquillamente. Okay. Allora ci sono appunto i Midrashim che commentano questo aspetto qui, quando in Genesi 6 si dice che appunto i maschi Elohim hanno cominciato a prendersi le femmine Adam e se ne sono prese quante ne hanno volute. E ci sono dei commenti come Genesi, Rabbah, eccetera, che dicono che se le prendevano quando erano rese particolarmente belle perché venivano preparate per il matrimonio. Quindi una sorta di ius prime noctis. E in un altro commento si dice che in quelle occasioni, sempre commento di letteratura ebraica,
non si limitavano a prendere le femmine, ma anche maschi e animali. Non volevo danneggiare, però attornando alle fumigazioni di prima si diceva che queste persone cambiavano, comunque avevano queste notizie qui. Io credo o di aver sentito, o di aver visto una tua conferenza su YouTube, oppure di aver ascoltato una radio americana che parlava di te, del tuo lavoro, dove si arrivò ad un certo punto, dove arrivare ad un certo punto a fare una connessione tra questo fenomeno e anche qualcosa che accade nello spazio con gli astronauti. Ma l'hanno fatta in questa radio americana? Sì, ma non vorrei vaneggiare adesso, non c'è scritto la qualità. No, perché lì, secondo me, la mia conferenza è stata tradotta in inglese da un amico, cioè io me l'ha detto dopo, ha detto guarda che ti ho messo il sottotitolo. Sono finito negli Stati Uniti in uno dei blog più importanti degli Stati Uniti, che era Bob Secrets. In 12 ore sono andato in testa ai contatti, milioni di contatti, l'hanno bloccato e mi hanno tolto. La settimana dopo sono andato su Coast, cioè non io, ho fatto tutto loro, io lo sapevo loro. Sono andato su Coast to Coast, che è una delle trasmissioni radio più importanti degli Stati Uniti. Due settimane fa hanno fatto una trasmissione radio da un'altra parte dedicata ai miei libri, quindi magari sarà una di quelle, non lo so. Allora, il discorso dell'odore della carne bruciata, che riguarda gli astronauti, è questo, in sintesi. Gli astronauti che vanno nello spazio e quelli che escono dalle navicelle, quindi vanno a fare queste, insomma, vanno fuori a fare i lavori che fanno, tutti raccontano di sentire un fortissimo odore di carne bruciata, anzi di quello di carne alla griglia. Non è che nello spazio ci sia l'odore di carne alla griglia. La questione è che nello spazio si rapidizza l'esquamazione degli strati superficiali della pelle. Quando loro si muovono fuori con queste tute pesanti, tolgono, come si chiama quell'affare che fanno le donne? Scrub. Quando rientrano e si spogliano, queste cellule morte viaggiano ovviamente nell'assenza di gravità, entrano in contatto con l'atmosfera della navicella, si ossidano immediatamente e danno questo fortissimo odore di carne bruciata. La NASA ha commissionato alla Omega Industries, che è un'azienda profumiera inglese, la produzione di un'essenza che riproduce esattamente l'odore della carne bruciata, perché gliela mette nelle tute degli astronauti quando fanno l'allenamento nelle piscine per muoversi in assenza di gravità, in modo che si abituino a sentire l'odore che sentiranno lassù. E li tranquillizza? Cioè, volevo sapere. No, questo non lo so. Non so se lì dentro ci sia le endorfine. Anzi no, sicuramente quel profumo le endorfine non ci sono. Lì è proprio soltanto un fatto funzionale, abituarsi a sentire quell'odore che sentiranno la sera. O magari se qualche erba di dentro, sì. Ma è possibile fossero arrabbiati perché magari l'effetto dell'ossigeno nella parte più bassa della crosta terrestre, visto che Dio stava sempre sulla montagna? Perché stava sempre sulla montagna? Perché c'è l'ossigeno più rarefatto? Allora, un'altra cosa che si facevano preparare era una miscela di tre vegetali e la conchiglia di un mollusco, la facevano triturare, e mescolavano e facevano bruciare. Questi tre vegetali più la conchiglia del mollusco, che ha una funzione, ed è descritta nella Bibbia, riparatrice. E difatti servono, vengono usate ancora adesso, diciamo, nella medicina cosiddetta alternativa, insomma, per regolarizzare il respiro, per calmare gli stati d'ansia, oppure per prevenire o bloccare eccessi asmatici. Quindi regolarizzano la respirazione. E siccome quando loro dovevano entrare nei posti chiusi facevano sempre prima suffumigare, insomma, con questi fumi, probabilmente, stiamo sempre favoleggiando, avevano difficoltà di respirazione. Per cui quando entravano in luoghi chiusi cercavano di regolarizzare la respirazione con questi fumi, che poi sono diventati simbolicamente gli incensi, col simbolo spirituale, eccetera, ma lì di spirituale non c'era. Erano abituati a questa atmosfera. Non c'era, erano probabilmente sì. Sì, esattamente. È dato di sapere. E il sangue blu potrebbe essere un fenomeno di anossia. Sì, i nobili.
derivante dal fatto che appunto l'emoglobina assorbe poco ossigeno e quindi il sangue assume questa colorazione scura e quindi i discendenti di certe dinastie sono definiti di sangue blu perché magari, chissà, sto dicendo una delle tante stupidaggini, tanto questo è un giro su YouTube che mi massacrano tutti i morti ormai, più di così, e quindi potrebbe, chissà, aver avuto quella origine lì, uno stato di leggera anossia che rende il sangue più scuro. Prego. Ha sostenuto o ha in mente di sostenere dei contraddittori con esponenti del clero o teologi? Sabato scorso ho parlato a Oristano, era invitato un vescovo e molti alti prelati della curia che avevano garantito la presenza non sono venuti. Quindi viene sbombato a livello generale. Come? Viene sbombato a livello generale del clero. Sì. Spegniamo un attimo. Cambiare idea. Idea in che senso? Nel senso che io me la immagino studioso di libri, traduttore, eccetera, eccetera. A un certo punto cosa è scattato? Ma io continuo a fare il traduttore di libri. Ma cosa è scattato? Perché le ha fatto male? Allora, il fatto che traducendo letteralmente dai testi, dai codici più antichi, coglievo delle cose che non corrispondevano a ciò che leggevo. E soprattutto poi, però questa è una cosa che matura negli anni, nel senso che, come dire, uno traduce la Genesi, no? Oppure traduce il Levitico, eccetera, poi arriva a tradurre Ezechiele, e ci sono dei rimandi a centinaia di pagine di distanza l'uno dall'altro che ti accendono delle lampadine, un po' come quello che vi ho letto prima, no? Sul bruciare i cuccioli. No, cioè che nel Levitico c'è detto di bruciare i cuccioli e molti libri dopo c'è scritto io so che davo degli ordini che non andavano bene. Cioè allora uno comincia a mettere assieme delle cose e dice se faccio finta che quando la Bibbia racconta una cosa ci vuole dire quella, forse non vado tanto lontano dal vero. Io dove stia il vero non lo so. Diciamo che ciò che sto facendo è molto affascinante. È dato di sapere che cos'è quella nuvola che accompagna sempre il popolo nel peregrinare, che avvolgeva sempre. Era questa manifestazione del Chevod. Un fisico mi ha detto che da ciò che si legge, dalle traduzioni, si può ricavare l'idea di un motore al plasma. Dovreste nascondere qualcosa. Io non ne so nulla, quindi così mi è stato detto. Ogni volta che arrivava Yahweh arrivava sempre sì, a fuoco. Sì, e di notte invece lo si vedeva con il fuoco. Esatto. Ma è per quello allora che sai Mosè, lo si mandò a faccia. Mosè dopo l'esperienza del Chevod torna con la pelle bruciata, sì. La pelle del volto bruciata, quindi la parte scoperta. Prego. Mi viene in mente, se ricordo bene, durante l'assedio di Gerico o qualcosa, che la terra si è fermata 3 giorni. No, 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 molto di meno. Cioè la terra si è fermata e... Sì, cioè a un certo punto durante una delle battaglie Giosuè dice tu fermati o sole sulle alture di Gamon e dice la Bibbia quel giorno durò più di un giorno normale. Questa roba qui ha una spiegazione interessantissima. Io sono in contatto con il professore Emilio Spedicato dell'Università di Bergamo, che è quello che mi ha fatto conoscere la studiosa ebraica che sto citando, e lui è uno studioso di teoria delle catastrofi. E buonasera. E riprende un mito interessante che è il mito greco di Fetonte, cioè di questo personaggio insomma che guida il carro celeste, poi non riesce a guidarlo, questo carro precipita sulla terra e ci sono gli studi che partono da Velikovsky, poi Spedicato, eccetera, che raccontano di un colossale meteorite che ha attraversato l'atmosfera terrestre, ha bruciato migliaia di chilometri di foreste, esattamente come racconta il mito greco, e ha impattato contro la terra spostando di alcuni gradi l'asse terrestre. C'è stato uno spostamento che poi nell'arco delle ore è ritornato. Quindi quando c'è stato questo spostamento, ovviamente c'è stato
l'apparente arresto del Sole, nel senso che la Terra si è spostata, quindi, come dire, è tornata indietro un po', quindi quel giorno lì è durato di più. Quando il professor Spiricato mi ha mandato questo suo studio, io gli ho risposto dicendo: ma che curioso, perché c'è negli studi di uno storico spagnolo, Montesinos, che ha ricostruito la storia degli Inca sulla base, ho detto, lì si narra della storia degli Inca che c'è sta, e siamo nello stesso periodo, nello stesso secolo, perché l'anno non lo conosceva mai nessuno, della vicenda biblica, dove lì si dice, siamo sull'altro emisfero, che c'è stata una notte che è durata più del normale. Quindi sull'emisfero di qui c'è stato un giorno che è durato più del normale, sull'emisfero di là c'è stata una notte che, perché è chiaro che si è spostato l'asse terrestre, di qui è durato di più il giorno, di là è durata di più la notte. Quindi è stato un meteorite. Molto probabilmente questo mito greco di Fetonte, quindi questo colossale meteorite, Spedicato mi ha mandato tutti i calcoli, non sono matematico, che mi interessava la conclusione. Qua io gli ho risposto questa roba qui e lui mi ha risposto dicendo anche Velikovsky ipotizza come dire la stessa cosa, e quindi non sappiamo, siamo nel campo delle ipotesi, però diciamo che se un'ipotesi ha una base attendibile la teniamo valida fino a prova contraria. Devo fare due domande velocissime. Ho sentito parlare di questo ritrovamento di quella pietra tombale di Parecchi nell'America centrale. Può avere un'attinenza con quello che ha proposto stasera? E se può fare la seconda domanda, se può farci un rapido accenno a quello che dice Apocalisse. Quinta domanda, come dire, no? La risposta grafica. Se abbiamo qualche mese di tempo, prendiamo la. Allora, qui ho fatto disegnare una statuetta che appartiene alla cultura Urartu, 1000 a.C., cioè trovata esattamente nel posto dove si può ipotizzare, in base ai toponimi, che fosse collocato l'Eden, dove si vede chiaramente, chi ha il libro la trova pagina 256, un oggetto volante con un uomo che ci sta seduto dentro, come si sta seduti a cavallo, e con le ruote concentriche dietro. Questa è una statuetta lunga 23 cm, alta 8-9, larga 8-9, è la rappresentazione più simile ai cherubini biblici, corrisponde esattamente alla pietra di Palenque, dove anche lì c'è un, esattamente, qui siamo nell'Azerbaigian, qui siamo in Centro America, sono rappresentati gli stessi oggetti volanti monouso, dopodiché possiamo chiudere gli occhi e dire che non sono veri. La mia domanda si dovrebbe... dell'Apocalisse chiedo scusa, ma cioè proprio dire l'Apocalisse non ce la facciamo. Prego. La domanda si collega con la signora, ipotizzando quindi che questi Anunnaki sono semplicemente diverse tribù o diversi personaggi che sono instaurati in diverse parti del mondo, gli ebrei sono beccati peggiore? Cioè, ad esempio, gli egiziani comunque hanno, mentre questo Yahweh comunque è un personaggio biblicamente terrificante, che fa fare sacrifici di un certo tipo, che non è che abbia portato al popolo ebraico, cioè comunque tutta questa conoscenza, ad esempio gli Anunnaki degli egiziani o dei Maya sembrano avere dato questa civiltà comunque molto di più, molta più istruzione, molta più, non dico libero arbitrio perché comunque non sono schiavi, però comunque più istruzione e conoscenza. Sì, possiamo anche dire una cosa, che stando a ciò che si può leggere dalla Bibbia, la mia impressione personale, che in quanto tale non conta nulla, è che a lui non fosse stato assegnato neanche quel popolo, se l'è preso, cioè se l'è andato a costruire perché non gli era stato assegnato nulla. Se noi leggiamo le tavolette sumere che parlano di questo stesso evento, si dice chiaramente che c'erano degli Anunna che hanno avuto delle assegnazioni importanti, l'Egitto, sì, i Titi, la civiltà dell'Indo-Parashvati, eccetera. C'erano degli Anunna che si sono lamentati perché hanno avuto delle assegnazioni infime, e c'erano degli Anunna che si sono lamentati perché non hanno avuto nulla.
La mia impressione personale è che a lui non sia stato assegnato nulla e che se li sia andati a cercare, se li sia costruiti, cercando di andarsi a conquistare un territorio che non era suo. Se leggiamo attentamente la Bibbia, vediamo che la strategia di conquista è una strategia lentissima. Cioè loro si muovevano quando, diciamo, i potenti attorno, quindi Egitto, Assiria, Babilonia e Titi, erano, come dire, un po' distratti. Allora se ne conquistavano un pezzettino, ci installavano qualcuno, poi stavano fermi. Poi ne installavano, poi ne prendevano un altro pezzettino e poi stavano fermi. Insomma, nel DNA perché lui non doveva disturbare i suoi colleghi potenti. Questa è la mia impressione. Quindi la prenda come tale, ovviamente. La verità è un'altra. Due parole veloci sull'Ibiru, cioè che tipo di certezza possiamo avere, sì, sull'Ibiru. Lo dico tre parole veloci, non so nulla. Che dovrebbe essere la provenienza degli Aznar. Sì. Nibiru è una cosa di cui si discute da sempre, si discute anche adesso, la Bibbia non dà nessuna indicazione. E io nel libro formulo un'ipotesi non tanto per gli Elohim quanto per i Nefilim, perché Nefilim è il termine col quale si identificano i giganti, sono quel termine che Sitchin traduce con quelli caduti dal verbo Nafal. Anche su questo ci sono due università americane che stanno disputando, Wisconsin e Berkeley, e non trovano l'accordo. Una cosa interessante è che in aramaico Nefilim, singolare, Nefilà significa costellazione di Orione. Quindi se mettiamo la desinenza del plurale, Nefilim, chissà, gli orioniani, non lo so. Orione è comunque una costellazione gigantesca nel cielo. I greci, quando hanno incontrato Nefilim, hanno tradotto gigantes, cioè giganti. Nefilà significa costellazione di Orione, Orione è una costellazione gigantesca, forse vale la pena di provare ad approfondire. Questo è quello che mi limito a dire. Bene, limitati proprio. Ringraziati, doveroso, per questa serata, questa maratona, non è che più una conferenza. Quindi, a nome del nostro presidente, del nostro vicepresidente, di tutta la nostra gerarchia, ti ringraziamo, speriamo che l'Italia in giù e anche oltre. Dunque, speriamo di avere ancora l'onore di averti qui nella nostra associazione, quindi vi ringraziamo per aver, diciamo, partecipato a questa serata. Prima che andiate, vi dico qualcosa tu? Sì. Solo due parole di conclusione. Vuoi dire qualcosa da concludere tu? Voglio solo ringraziare tutti voi che mi avete ascoltato. All'inizio volevo solo informarvi sulle prossime attività che noi come associazione facciamo e elencarvi i corsi che sono in programma prossimamente. Quindi abbiamo il 16-17 giugno la mappa delle meccaniche mentali, il 23-24 giugno corsa veganica che dà le basi di un'alimentazione naturale integrale e consapevole, il 24 giugno comunicazione e memorie genetiche, e il 1 luglio come la mente centra per condizioni e rapporti di coppia. Grazie. Se volete interessarvi su questi corsi, abbiamo una promozione in atto per i nostri soci.